dentro le case di bianco. Se non si fa vivo entro due minuti, chiama l'ospedale. No, per accendermi una sigaretta, che... Ma che sei matta? Dopo 18 mesi, controllati, Chris! Non è possibile, non è possibile. Io non ce la faccio, non ce la faccio. Ah. Oddio, Ken! Ken, il telefono! Rispondi tu! Oddio, rispondo io. Pronto, dottor Max? Oh, dottor Max, meno male. La sua segretaria mi ha detto che era a teatro. È riuscito a trovare due biglietti per il fantasma dell'opera. Complimenti. Ehi, dottore! Non l'avrei disturbata, ma si tratta di un'emergenza. Ehi, dottore! Sono Chris Gorman. Io e mio marito siamo amici di Charlie Brock. Ehi, dottore! Ehi, dottore, dottore! Ma perché non me l'hai detto subito? Digli di venire in fretta! Il dottor Max, purtroppo è successa una disgrazia. Io volevo chiamare il nostro medico, ma mio marito è avvocato. E date le circostanze, ha ritenuto più opportuno chiamare il medico di Charlie. Ecco, noi siamo appena arrivati qui a casa di Charlie, circa 10 minuti fa, e scendendo dalla macchina abbiamo improvvisamente sentito un enorme... Digli di non venire! Non deve! Ma come ti dico? Scusi, dottore, Charlie! Va bene, è stato solamente un colpo di striscio, non dirgli dello sparo! E che gli dico? Questo l'abbiamo tirato fuori dal teatro! E digli che ha abbattuto la testa, ma sta bene! E il sangue? La pallottola gli ha passato il lobo dell'orecchio sinistro, non dirgli dello sparo, è meglio che non lo sappia! Ma io gli ho già detto che scendendo dalla macchina abbiamo sentito un'enorme cosa! Cosa abbiamo sentito? Beh, abbiamo sentito... Scusa un attimo, dottore. Abbiamo sentito un... Dopo! Per le scale. Va bene. Dottore, mi scusi, stavo parlando con mio marito. Le stavo dicendo che scendendo dalla macchina abbiamo sentito un enorme tonfo, come se Charlie fosse scivolato su per le scale. Giù per le scale, ma sta benissimo. Insomma. È seduto sul letto. Lo chiamerà domattina. Lei la chiamerà domattina. Mi dispiace molto averla disturbata. Ma sta benissimo. Grazie e tanti saluti. Dove vai? A lui, ringrazialo e salutalo. Grazie, tanti saluti. Chiede se ha le vertigini. No, niente vertigini. Li muove gli arti? Tutti, li muove tutti, tagli a colpo! Ma questo l'abbiamo trascinato via dal fantasma dell'opera. Sì, muove tanti arti, che è una meraviglia. Ha difficoltà nel parlare? Non fatti a parlare! Non strillare, finirà col sentirti, parla benissimo. Io devo tornare da Charlie. Chiede se ha ronzio nelle orecchie. No, digli di no. Sì, un ronzino, poco. Ma ti ho detto di no. Un po' di ronzio sembrerà più credibile. Impacco caldo. Ken, basta un impacco caldo! Va bene! Chi, sua moglie Mira, si mire qui? No! Mi devi chiamare qui! Non c'è! Vorrò parlare con lei! E credevo che ci fosse, ma non c'è! È appena uscita, tornerà a momenti! È appena tornata, uscirà a momenti! La farò chiamare domattina! Grazie, arrivederci! Il suo numero di casa, va bene, me lo dia? Ce l'abbiamo! Eccolo qui, lo vedo! Grazie, buon divertimento, dottor Mars! Ken e io l'abbiamo visto, sa, lo spettacolo, ci è piaciuto tantissimo! Vedrà che bello quando il fantasma appare nello specchio! Devi commentare proprio tutto lo spettacolo! Chris! Dottore, scusi, ma Charlie mi sta chiamando! Tutto bene, Charlie? Qualcuno! Dice che sta benissimo! Oh, certo, non mancherò, dottore! Sto impazzendo! Hai capito? Mi stai facendo impazzire! Non rispondere più al telefono! E allora perché prima mi hai detto di rispondere? Perché prima pensavo che la pallottola gli fosse entrata in testa e non nel lobo dell'orecchio! Versami una doppia vodka! Cazzo, ho lasciato Charlie in piedi sotto la doccia! Si annega questa volta al dottore telefonico! Ma io non so perché dobbiamo essere sempre i primi ad arrivare! Mai una volta che arriviamo in ritardo! Questa grana sarebbe toccata a qualcun altro! Merda! Chi è? Dillo tu. Non lo so, lasciami pensare. Facci una bella riflessione. O Lenny o Ernie o uno degli altri, apri! Le mani le hai, scendi e apri! Devo asciugare Charlie e medicargli l'orecchio. Non dire quello che è successo, mi serve ancora qualche minuto per sistemare le cose. Cerca di intrattenerli. I più cari amici di Charlie vengono a festeggiare il 10° anniversario di matrimonio. La moglie è scomparsa, lui si spara. E io dovrei fare conversazione con gli invitati? Un tentativo di suicidio è un crimine. Non parlare dello scandalo. Charlie è vice sindaco di New York. È mio cliente, oltre che mio miglior amico. Devo proteggerlo, no? Fagliandogli casa, è il tempo di inventarmi qualche scusa! Che onore di casa? Senza un cracker, un aperitivo, senza la donna di servizio, e i tramezzini, e sua moglie, e il ghiaccio! Che cosa devo fare io per intrattenermi? Dammi la pistola di Charlie, li faccio giocare alla roulette russa. Ma
fagli fare qualcosa, sei avvocato anche tu, no? Un contratto, gli faccio fare un contratto petrolifero. Se uno viene e vuole fare un contratto petrolifero, quello lo sa fare. Calmati, torno subito. Lascia risuonare, forse se ne torneranno a casa. Vuoi lasciarti? Beviti la mia vodka. E perché una vodka è meglio di due boccate di fumo? Perché sanno che hai smesso. E se ti vedono fumare capiscono che c'è qualcosa che non va. Perché? Tramazzare ubriaca ai loro piedi farebbe loro un'impressione migliore. Finalmente. Ciao Chris. Oh, ciao Claire, va tutto bene? Oi, 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 abbiamo avuto un incidente. La BMW nuova di zecca rifilata l'altro ieri, la portiera spiaccicata. Non dirlo a Charlie, Mira, non vorrei rovinare la festa. Non ti preoccupare, non gliela rovini. Mi sta gonfiando il labbro. Ah. Oh Gesù, sembra un suonatore di tromba. Ma lei? Ha avuto un colpo di frusta. Ciao Charlie, ciao Mira, siamo qui ragazzi. E ciao Lenny. Ciao Chris. Dove sono Charlie e Mira? La cintura di sicurezza. Oh, per poco non l'ho strozzata. Dove sono Charlie? Oggi ho fatto tre contratti petroliferi. Ma va? Non dire dell'incidente a Mira. Non ti preoccupare. Ci tiene tanto a questa festa. Ti ha detto quello che c'è successo? Un maledetto figlio di puttana è uscito sparato dal suo garage come un missile Polaris. Adesso la fiancata della mia BMW ha quattro sportelli. Come va il collo? Una bella frustata. Mi sono sentito come un mulo alla guida di un treno. Vuoi bere qualcosa? Se qualcuno me lo fa calare dall'alto. Magari un po' di ghiaccio per il collo. Ghiaccio? Che abbiamo solo acqua sciolta. Questo è il nostro regalo. Bicchieri di Murano. Se qualcun altro gli regala un barattolo di colla sarà un regalo magnifico. Roba da perdere un pezzo di lingua. E per il resto della vita invece di dire facciamo sesso, dire facciamo sesso. Ah, dov'è Ken? Ken? Ken! Una macchina nuova di zecca, immacolata, senza un graffio, lucidata e lustrata con amore dalle vergini di Monaco e adesso è ridotta a un ferro vecchio. Pronto, parla lei una ragazza, c'è il dottor Marx? Dottor Marx? Sì, è piuttosto urgente, un colpo di crusta. Ah, ho capito, non sa dirmi in quale teatro. Ora fumo, cazzo, ora fumo. No, è importante. Sono al 581-7621, grazie infinite. Ho una fame. A chi lo dici? Chris! Sì? Non c'è niente da mangiare? No. Un tramezzino o qualcosa? Da queste parti io non ho visto niente. Posso solo guardare in alto. Spero che a questa festa vengano solo persone alte. Neanche un tramezzino? No! E la cuoca Maiciulà, quella che fa dei tramezzini favolosi, dov'è? Maiciulì non è qui. Credo che abbia preso una settimana di ferie. Proprio questa settimana? Proprio per la festa dell'anniversario? Sua madre era malata. Credo che sia dovuta tornare in Giappone. Maiciulà è cinese. Lo so, ma sua madre è andata in Giappone. Dov'è Ken? Ken? Ken! È in bagno. E Charlie e Mira? Si stanno vestendo. Sono ancora pronti. Noi abbiamo avuto un incidente d'auto eppure siamo puntuali. Questo labbro comincia a piacermi. Forse dovrei farmi gonfiare anche quello inferiore. Ma neanche un salatino, una nocciolina. Oggi non sono riuscito neppure a fare colazione. Tre maledetti colloqui con gli ispettori tributari e per di più a stomaco vuoto. Claire, per favore, portami qualcosa da bere e una Coca-Cola. Dove vai? In bagno. Oggi non sono riuscito neppure a fare la pipì. E perché non vai in quello del soggiorno? Ma non c'è dentro Ken? No, Ken è in quello della camera degli ospiti qui sopra. E perché non ha usato quello? Non saprei, ha detto che gli scappava ed è corso di sopra. Se aveva tanta urgenza, quello era più vicino. E sai com'è, quando ti scappa ti viene da correre. Ma qui ha dovuto fare le scale. E fare le scale gli fa bene. Ma lì arrivava prima. Non siamo all'Olimpipia di Lenny, perché non vuoi andare da Smetti? Ok, ok. Ma vorrei puntualizzare che i bagni degli ospiti li fanno apposta vicino al soggiorno, perché quando uno arriva... Entra. Se chiama il dottor Marx, digli di aspettare. Vado in cucina. Claire, aspetta, ti devo parlare di lei. Cosa c'è? Non so come dirti, non sono così nervosa. Lo vede, le mani ghiacciate. Eppure in questa casa non c'è un cubetto di ghiaccio, solo acqua sciolta. C'è sotto qualcosa, vero? Dio, come sei intelligente, tu capisci subito allora. Chris, mi fai paura, hai ripreso a fumare. È cominciata bene. C'è sotto qualcosa, vero? Che ne io, siamo appena arrivati. E scendendo dalla macchina abbiamo sentito un... Salve, Claire! Niente, abbiamo sentito niente, un vuoto. Che succede, Ken? Sei splendida! È in piena forma, vero? Questo non è l'abito che avevi per la sclerosi plastica. Ma no, questo lo fece per il ballo dell'osteoporosi.
Dov'è Lenny? Mario, dove sono Charlie e Mira? Dove sono? Si stanno ancora vestendo? Sì, si stanno ancora abbottonando. Mira ha un vestito pieno di bottoni, tanti. Come va con la macchina nuova? La BMW? Sì, Len mi aveva detto che l'avrebbe ritirata questa settimana, è arrivata. Siamo arrivati con quella. Come va, come va? Chiedila a Lenny, mi pare soddisfatto. Devo proprio andare in bagno. No, credo che adesso ci sia dentro Mira. E perché non vai in quello della camera di servizio dietro la cucina? Perché sto usare i bagni della servitù, sono gli unici che non pulisco. Aspetterò, intanto già vado a cercare qualcosa da mangiare per Lenny. Che cosa l'hai detto? Non me ne ricordo. Non te ne ricordi? E parlavo talmente svelta che non riuscivo a seguirmi. Ma che cosa ti hanno chiesto? E tutto quello che non avevo sentirmi chiedere. Hanno capito che c'è qualcosa che non va, non sono mica stupidi loro. Noi forse lo siamo, loro no. Va bene, calmati adesso, eh. Ma perché non gli racconti la verità? Tanto finiranno per scoprirla. Ma perché non la so ancora la verità? Charlie sta ancora biascicando. Adesso vai da lui, vuole vederti. Me? E perché vuole vedere me? Sta piangendo come un bambino, io non riesco a farlo smettere, gli serve una donna. Una donna? Per cosa? Per piangere. Io posso ragionare con lui, ma non posso confortarlo. Lascialo piangere sulla tua spalla per almeno un paio di minuti, ti prego. E spero che abbia smesso di sanguinare. Questo abito mi costa $1,200. Salve, Len! Hai saputo della mia BMW? Sì, 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 una macchina che ha uno schianto, complimenti! No, forse non ti hanno detto... Scusami tanto, Len, eh? Dove vai? In bagno. Ma non ci sei appena stato? Sì! Ma non abbastanza, mettiti pure comodo. È tutto molto strano. Cosa hai trovato? Delle noccioline. La cucina è piena di roba, ma non c'è niente di cucinato. C'è dell'oca, arista di maiale, tacchino affumicato. Tutto a scongelarsi sul tavolo. E un chilo di pasta dentro una pentola senza l'acqua. Ma perché non l'hai aperto di là? Tutto predisposto, ma nessuno che dia il via. Non ti sembra strano? Mi sembra strano anche a Ken. Non facci andare al cesso. Hai qualcosa di tagliente oltre alla lingua? Un alimento per le unghie, qualcosa del genere? Chris aveva incominciato a dirmi qualcosa, ma poi ci ha ripensato. La portiera della mia BMW si è aperta come cartavelina, ma questo sacchetto è duro come l'acciaio. Aveva le mani di ghiaccio, non riusciva a guardarmi in faccia. Ti rendi conto che se questi sacchetti li facessero facili da aprirsi, nessuno morirebbe più di fame al giorno d'oggi. E tu? Non hai notato niente di strano? Sì, qualcosa ho notato. Ho notato la finestra del bagno aperta. Ho notato gli asciugamani accatastati sul lavabo e non posti ordinatamente sul porta asciugamani. Ho notato che la carta igienica è arrivata al cartone. Trovo che sia una sciatteria, ma non uno scandalo. Beh, io invece a questa festa sento odore di scandaletto. Credi che non sappia di cosa stai parlando? Sento anch'io quello che si dice in giro. Chiacchiere, pettegolezzi, io non voglio sentire sciocchezze, chiaro? Charlie è il mio migliore amico e Mira la moglie del mio migliore amico. Se preferisci non ne parliamo più. Andiamo a retta le chiacchiere, le maldicenze sui miei amici. Ho detto se preferisci non ne parliamo più. Vieni, siediti qui. Perché qui non va bene? Lì potrebbero sentirti, vieni qui, ti dico. Non mi piace. Cos'è che non ti piace? Queste chiacchiere non mi piacciono. Quali chiacchiere? Vai a passare la voce. Perché non abbiamo ancora detto niente di male fino adesso? Ecco, girano delle chiacchiere su Mire. Ah, passo dall'altra parte, qui non riesco a voltarmi. Girano delle chiacchiere su Charlie e Mira, solo che non me le vengono a dire in faccia perché sanno che non ci crederei. Io ci credo, dimmelo in faccia. Ma cosa ti importa di sentire le chiacchiere sui nostri amici? Lui è il mio migliore cliente e si fida di me non soltanto per investimenti e tasse, ma anche per questioni personali. Io non sono suo commercialista, dimmi quel che si dice. Santo cielo, ci tieni tanto a saperlo, eh? Oh, me lo dici o non ci dormirò. E neppure tu dormirai più con me se non me lo dici, dimmelo. E va bene. La tua amica Mira ha una cosuccia, contenta? Che tipo di cosuccia? Devo proprio dirtelo papale papale, una cosuccia, uno, un tale, un giovanotto, una relazione, insomma. Fa qualcosa con qualcuno di nascosto da qualche parte, soddisfatta? Ma che ne sai, sono solo chiacchiere. Non l'hai mica visto con i tuoi occhi? E certo che non l'ho visto con i miei occhi, chi vuoi che mi inviti ad assistere? Sei troppo ingenuo, Lenny, è incredibile. Mira non ha niente con nessuno, è il tuo amico Charlie piuttosto che fa collezioni di conti di motel. Sì! Charlie, il mio amico Charlie, ma cosa dici? Ma neanche a parlarne. Ma quando mai hai guardato in faccia un'altra donna? Forse non l'ho guardata, ma certo se l'è fatta. Guarda, piano! Come l'hai saputo? Me l'hanno detto al circolo del tennis. Il nostro circolo? Ma che cos'è, un tempio sacro? Anche lì la gente chiacchiera. Manica d'ipocriti, vanno lì a mangiare, a bere, intanto distruggono la vita delle persone. Pettegoli! Chi te l'ha detto? Non te lo dico perché la persona ti sta comunque antipatica. A me non mi sta antipatico nessuno. Chi te l'ha detto? Caro Newman! Caro Newman! Ah!
Lo sapevo! Io la detesto quella! Ha una bocca così larga che potrebbe inghiottire una scatola di palle da tennis! Bene! Salve Claire! Salve Lenny! E come va? Bene! Bene! E scendiamo subito, eh! Che succede, Ken? Tutto! Benissimo, vieni, allontanati da questa porta. Vuoi che andiamo a parlare in garage? Vuoi che Charlie e Mira ci sentano? Vieni qua, per Dio! Non era stata sempre Carol Newman a mettere in giro quell'altra chiacchiera? Qual'altra chiacchiera? La chiacchiera che tu e io ci saremmo separati. No, non era stata Carol Newman. No, e chi è stato allora? Io. Tu? Io, tu, tutte e due, quando pensavamo di dividerci, non siamo andati in giro a dirlo a tutti. Ma non abbiamo detto ai nostri amici, quella troia invece è andata in giro a dirlo agli estranei. Non chiamare troia Carol Newman davanti a me. Poi non è stata lei a mettere in giro le voci sociali. Te l'ha detto qualcun altro. E non muoverti così in fretta, mi si spezzerà il collo. Ho una fame. Chi è stato a dirlo a lei? Harold Green. Harold Green, chi diavolo è questo Harold Green? Un nuovo socio, è stato ammesso proprio la settimana scorsa. Io non l'ho mai votato. E invece sì, per delega, era le Bermude. Incredibile, un nuovo socio iscritto per delega che sparla del mio migliore amico con chi gioca a tennis? Non gioca mai a tennis, al circolo ci viene solo a pranzo. Quella carogna, un maledetto socio iscritto per delega, non un giocatore che consuma solo i pasti e spettegola e non pagherà neppure la stessa quota sociale di Charlie. E allora tappagli la bocca con un pugno o aumentagli la quota, ma che cosa vuol dire che Salve Claire, salve Lenny, è arrivato qualcun altro? Quanti ne conti? C'è qualcosa che non va, Ken? Perché? Ti sembra che qualcosa non vada? E a dire la verità sì, insomma, che cazzo succede? Non trattarci da deficienti, Ken, c'è sotto qualcosa, vero? D'accordo, siediti, Len. Anche tu, Claire, siediti. Sono già seduta, Ken. Va bene, sta seduta, resta seduta, mi metto seduta, Ken, siamo tutti quanti seduti, eccoci qua, seduti, non siete che non ce la faccio più, qui c'è un grosso problema. Che ti dicevo? L'avevamo capito. E come avete fatto? Lenny ha visto degli asciugamani ammucchiati sul lavabo e io ho visto un chilo di pasta dentro una pentola senza l'acqua. Non siamo mica scemi, Ken, parla. Charlie, sì. Io e Chris arrivando abbiamo sentito uno sparo. Cosa? Uno sparo! Oh mio Dio! Oh Cristo! Io non respiro! Charlie no! Calmati, lei non è mica morto, sta bene. Ah, non è morto. Ah, sta bene. È vivo, sta bene. Dio sia lodato, è vivo. È solamente ferito alla testa. La testa? Oh mio, ho colpito la testa! Charlie no! Calmati, lei non è grave, è una ferita superficiale. Superficiale? E dove è finita la pallottola? Gli ha trapassato il lobo dell'orecchio sinistro. Il lobo dell'orecchio? Non fa male, io ci do i bucalobi, non fanno male. Giuro che me lo sentivo, Ken. È stato lei. Chi? Ma come chi? Lei, Mira, chi altro, per l'amor del cielo? E perché Mira avrebbe dovuto sparare a Charlie? Come, non lo sai? Non hai saputo? Cosa? Charlie ha preso una sbandata. Ma quale sbandata? Nessuno ha parlato di una sbandata. È una relazione, una semplice relazione. E chi te l'ha detto? Nessuno, io non ne so niente. Piuttosto ho sentito dire che è Mira ad avere una relazione. Con chi? Ti piacerebbe saperlo, eh? No. Uno, un tale, un giovanotto, che cazzo ne so. A me invece hanno detto che Charlie avere una relazione. E chi te l'ha detto? Una stronza al circolo, una certa Carol Newman. Non è una stronza, mi ha soltanto riferito quello che Harold Green aveva detto lei. Chi sarebbe questo Harold Green? Un nuovo iscritto per delega del nostro circolo che non gioca neppure a tennis, va al circolo soltanto per mangiare, spettacolare. Beh, secondo me è Charlie avere una relazione. Se Mira è arrivata a punto di sparare. Ma volete ascoltarmi? Non è stata Mira a sparare. È stato Charlie che ha premuto il grilletto. Ha cercato di uccidersi. È stato un tentativo di suicidio. Suicidio? Oh Cristo! Oh mio Dio! Non mi dire! Non posso credere! Charlie no! Ma dovete smettere, è già abbastanza spiacevole. Lui sta bene. Charlie. Tutto per quel buono a nulla di Harold Green. Giuro che lo caccerò fuori dal circolo. Penserò io a raccogliere i voti. Possiamo rimanere in tema per cortesia? Nessuno sa se qualcuno aveva una relazione. Non so perché Charlie si è sparato. Hai ragione. Lo so che ha ragione. Che succede, Chris? Devo aiutare Mira a pulire. Si è rovesciato tutto il rimer sul vestito e io... Se Mira come l'ha presa sarà distrutta. Devo andare da lei, fatemi andare da lei. Non andare da lei è inutile, deve essere uscita. Uscita? Charlie si spara in testa e Mira se ne va a spasso. Se ne va a spasso e lo lascia lì con una pallottola nell'orecchio. Non nell'orecchio, gli ha passato l'orecchio. Non fa male. Volete ascoltarmi? Seduti! Forse Mira non c'era neppure quando è successo. Io e Chris arrivando abbiamo sentito lo sparo. La porta d'ingresso era chiusa dall'interno. Allora abbiamo fatto il giro da dietro. Ho rotto il vetro della finestra della cucina per entrare. L'ho visto! E ho pensato che fosse stata Mai Chula a romperle, che Mira l'avesse licenziata. Ma in quel momento non sapevo ancora che la madre di Mai Chula si trovasse in Giappone ammalata. Claire, per favore, stai zitta. Lascia parlare noi. Tu ascolta e basta. Allora, quando sono andato... Sei entrato. Sei andato di sopra. Era per terra? No, era seduto sul letto.
La televisione era accesa, una di quelle trasmissioni che commentano la Bibbia e vendono le pentole. Sul comodino c'era un flacone di Valium, era semi intontito. Deve aver preso un paio di pillole per addormentarsi. Poi ha preso la pistola, l'ha puntata alla testa e mentre si stava addormentando si è sparato all'orecchio. Doveva essere disperato, aveva dei segni sul corpo, era ferita una gamba. No, l'ho rivoltato due volte e perdeva sangue solo dall'orecchio. Hai una macchia sulla camicia. Dove? Sopra la fociacca. Cazzo, porca! Non va via, vero? Questo che ti preoccupa, che è una macchia sulla camicia buona? Ma non prendo un cazzo della camicia! Voglio solamente cercare di evitare che Charlie passi per un mancato suicida! Quando arriveranno gli altri, non voglio dover spiegare a loro perché ho una macchia di sangue sulla camicia di seta pura! Potresti metterti in una di Charlie? Ricorda, più tagli più di me! Non credo che si accorgeranno del tuo collo abbondante. Se Charlie arriva con un buco nell'orecchio, mi resparita! Clan, per favore, stai zitta! Lascia parlare noi! Tu ascolta e basta! Ha detto qualcosa? Ha detto perché l'ha fatto? No, neanche una parola, era a malapena cosciente. Ha lasciato un biglietto o qualcosa? Sì, aveva un foglio di carta in mano, ma poi l'ha strappato e l'ha buttato nel gabinetto. E tu? Ho cercato di prenderlo. E lui? Ha tirato lo sciacquone. Hai chiamato la polizia? No, solo il suo medico. Poi, quando abbiamo visto che non era niente di grave, gli abbiamo detto che era ruzzolato per le scale, sai? Non volevo che la cosa si risapesse. Ma dobbiamo chiamare la polizia! È il vice sindaco di New York! Certo, vorrà dire prima pagina sul New York Times, fotografie di Charlie con la giacca sulla testa. Appunto, ed è quello che vorrei evitare, almeno fino a che non sappiamo come sono andate le cose. Se la cosa viene fuori, siamo tutti coinvolti. Sono io che tratto con gli ispettori del fisco, sarei il primo a subire una perquisizione. E perché dovrebbero perquisire? Quando c'è un tentativo di suicidio, frugano dappertutto, vorranno vedere la situazione finanziaria, i conti in banca. Vorranno sapere come fa un vice sindaco a permettersi una casa come questa. Beh, non è mica un segreto, Mira è ricca, la compra da lei la casa. Questo non lo sapevo neanch'io. Contento? Domani tutto al circolo del tennis sarà informato. Io comunque la polizia non la chiamo, a meno che non sia costretto. E non capisco perché tu sia così nervoso. Nascondi forse qualcosa che il fisco non deve sapere. Stai accusando me di nascondere qualcosa? Guarda che sono io che ho detto di chiamare la polizia. Forse sei tu che hai qualcosa da nascondere in fondo. Sei tu che stendi tutti i suoi contratti, che hai steso anche il tuo testamento. Magari Charlie sta aiutando qualcuno a trasformare il Bronx in un'area di parcheggio. Io non lo so, ma forse tu lo sai. Stai accusando me e Charlie di corruzione. Guardami bene, guardami negli occhi, guardami negli occhi! È arrivata una macchina! Se la chiami tu la polizia, la chiamo io! No, tu non chiami nessuno! Ragazzi, sta arrivando una macchina! Forse non è stato neanche un tentativo di suicidio! Forse ha trovato un ladro in giardino, ha preso la pistola, ha inciampato e il colpo è partito! È arrivata una macchina! E allora perché non l'ha chiamata Mira, la polizia? Forse Mira ha cercato di proteggerla! È una Volvo familiare! O forse l'ha fatta mettere in salvo dai vicini! Sono Ernie e Cocca! E allora perché non ha chiamato la polizia dalla casa dei vicini? Ernie e Cocca! Ma perché non ce l'ha detto subito? E voi perché non ascoltate? Che Mira e io non riusciamo a tirare su la lampo. Lascia perdere, sanno tutto. La lampo di Mira. Sappiamo che Mira non c'è, Chris ce l'ha detto che è. Tutto, sanno tutto, il biglietto buttato nel cesso, lo sparo, l'orecchio, tutto. Ma perché non mi hai detto che me l'hai detto? Mi fai passare per un idiota. Come sta Charlie? Addormentato. Come lo fa? Abbracciato il cuscino e il pollice in bocca. Eccoli che vengono. No. Va bene, fumano. Cocca, è incredibile, come si è vestita? Allora che si fa, glielo diciamo o no? Chiami la polizia? No. Allora è meglio non dirglielo. Perché no? Ernie è l'analista di Charlie, quello che si dice al proprio analista. Rimane confidenziale. Quello che gli dicono i suoi pazienti. Noi non siamo i suoi pazienti. Il suo paziente sta lassù che se la dorme succhiandosi il pollice. Allora cosa abbiamo deciso di fare? Non abbiamo deciso niente. Allora è meglio che decidiate perché suoneranno di nuovo. Al diavolo, diciamoglielo. Dobbiamo fidarci di loro. In fondo Ernie avrà almeno un centinaio di pazienti che hanno tentato il suicidio. Ma è un medico, dovrebbe informare la polizia se non vuole essere radiato. Hai ragione, allora non dobbiamo dirglielo. Ma se poi lui chiama la polizia e Charlie si sveglia e ci racconta che la pistola è caduta dall'armadio e il colpo è partito accidentalmente. Hai ragione, allora dobbiamo dirglielo. E dire che sto pagando una babysitter per questa serata. O scappiamo dal giardino o apro la porta. Al diavolo, diciamolo. No, non mi fido di Cocca, è troppo stupida. Ha ragione Chris, è meglio non dirglielo. Claire, apri la porta. Salve! Giudì! Credete che questo lenzuolo insanguinato potrebbe restare qualche sospetto? Lenzuolo? Lenzuolo? Lenzuolo! Chris, dacci qualcosa da bere, facciamo finta di divertirci. Apri! Cosa abbiamo deciso? Lo diciamo a Ernie, non a Cocco, lo diciamo a Cocco? Non diciamo niente a nessuno dei due, ma perché non sta a sentire quando si parla? Apri! Apri! Chiudi! Ah! Non aprire finché non sarò salito! Se Charlie si sveglia, forse riesco a farmi dire che cosa è successo veramente! Ernie, ho nascosto il Valium! Dove? Nell'armadietto dei medicinali! Brava! Bel nascondiglio! Apro! Che succede? Che piacere vedervi! Che divertente, Lenny! Parola mia, tu dovevi fare l'attore! E voi? Sono Ernie e Cocca!
Charlotte. Ciao, Chris, ciao. Allora, continua a raccontare. Che cosa ti ha risposto quando sei tornato? Non lo so. Ti aveva mangiato tutti i suoi chitecatti. Scusate il ritardo, che ci siamo persi. Dovete sentire come bravo Lenny a fare l'imitazione del cavallo. Dai, Lenny, fagliela sentire. Dove sono Charlie mia? Bocca, è un vestito che è uno schianto. Sei sempre così originale. Dove ritroverai mai certe cose? Oddio, avrà 70 anni. Era di mia nonna, lo portò dalla Russia. Non è quello che indossavi a giugno per la distrofia muscolare? No, in agosto, per la festa dell'Alzheimer. Dove sono Charlie e Mira? Che bel cuscino! È per Charlie e Mira? No, è per la mia schiena. Mi si è bloccato di nuovo mentre mi vestivo. Stai bene, amore? Sto bene, tesoro. Sempre problemi con la schiena, deve essere doloroso. No, non è niente, faccio tutto. Tutto! Tranne che sedermi e alzarmi. Ehi, Lenny, quella è la tua nuova BMW. Che è successo? Un idiota è uscito dal suo garage e mi ha preso in piena fiancata. Un colpo di frusta che non ti dico. Oh, so che cos'è un colpo di frusta. È una cosa terribile. La mia migliore amica ne ha avuto uno 6 anni fa e ancora non si è ripresa. Grazie, Cock, era proprio quello che avevo bisogno di sentirmi dire. Guarda, guarda, Ernie. Sono state anche loro alle liquidazioni di Staube. Bicchieri di cristallo? Murano? Come i nostri! Ah! Oh, Lenny, Claire, quanto mi dispiace. Scusate, è stata una disgrazia. Li compreremo, naturalmente. Se vuoi, fai come ti pare. Ma dove sono, Charlie? Vi offro da bere, cosa volete bere? Faccio io! Do la mano alle ragazze, già mi sento meglio. E che si fa? Non lo so. Prendiamo tempo. Tutti pronti a servirmi da bere, ma che gentili. Cosa volevi per Ernie? Gradirei un barbo. Un barbo per Ernie. Ah, ah, ah! Non avrei dovuto chinarmi. Avrei dovuto lasciare che lo raccogliesse... Come si chiama quella cinese? Ciuncellì! Sterrale Micione. Sterrale Micione. Dov'è Ken? Ken, dov'è Ken? Ken, è con Charlie. Mira, è con Ken, si stanno abbottonando. Che c'è? Una fitta. Passato, sto bene, ogni tanto mi prende, vai e viene. Stai meglio, Micione. Sto meglio, Micione. Oh, okay. Ci penso io, che ne dite di andare in giardino? Ma così bella serata. Puntate il rospo. Che intendi dire? Credete che non mi sia accorto che vi comportate tutti in modo strano? Chris, ci hanno invitato per lavare i piatti o per pulire i carciofi? Che cosa avete architettato? Sei un fenomeno, Ernie! Una volpe! Non ti scappa niente, eh? Ma lei, qualcuno dovrà dirglielo! Di cosa? La sorpresa della festa. Ma quale sorpresa? Credo che sia una grande trovata, vero Claire? Beh, sì! E diglielo! No, tu sei più brava a raccontare! Ma diglielo tu! Diglielo! E chi... scusate, ma io devo proprio sedere. Vediamo una mano, tu, è cosa di donna, cosa di donna. Via, via. Delicatezza! Nascondiamolo! Il cuscino, bisogna il cuscino! Allora, questa sorpresa... Già. Eh sì. Vai, Chris! Allora... E Charlie e Mira hanno deciso... Visto che dovevano arrivare i più cari amici a festeggiare il 10° anniversario di matrimonio! Cosa hanno deciso? Di lasciare libere le persone di servizio! Eh? Né Maicciolino né nessun altro! Però non è magnifico! Niente servito, solo noi! Che cosa c'è di così magnifico? Non capisci! Faremo ognuno qualcosa, come ai vecchi tempi! Prima di diventare ricchi, prima del successo, prima... Che cominciassimo a bere! E sono stati i momenti più belli della nostra vita, non siete d'accordo? Ma... Veramente i momenti più belli sono questi. Sono i più facili, non i più belli. Ma lo facile non è uguale a più bello. No, oggi siamo tutti più figli, più avidi, più egoisti. Nessuno ha più voglia di lavorare. Veramente io lavoro 14 ore al giorno. Lavoro anche il sabato. E quando sono invitata mi piace farmi servire. Ma non ti va mai bene niente. Ok, va bene, ci sto. Basta che non si tratti di cucinare. Dobbiamo anche cucinare. Andiamo tutti in cucina. Yeah. Ma che sei scemo? Non si apre. Accidenti, ma non c'è niente di pronto. Sono le 9:20, ho un problema di gastrite. Non posso mangiare dopo le 10. Mettiamo tutti gli orologi indietro di un'ora. Vieni, Cocca, vabbè! E come facciamo? Cuciniamo tutti insieme? Tutti, tranne Charlie e Mira, caro, io l'abbiamo convinti a rimanere di sopra a riposare. Li chiameremo quando sarà tutto pronto. Che si cucina? Che ne direste di arisa di maiale, tacchina fumicata, oca e pasta asciutta? Ottima idea! Arisa di maiale, oca!
Il colesterolo mi ucciderà. Non siamo venuti qui per vivere più a lungo, Ernie, pensa a godertela. Veramente io di cucinare non avrei proprio voglia. E non pensavano tanto lungo, non c'è niente da cucinare, basta infilare tutto al microonde. Ma se è già tutto pronto, perché hai detto faremo tutti qualcosa come ai vecchi tempi? E perché? Perché? Perché devi rovinare sempre tutto, nessun altro si lamenta. Non mi sta lamentando. Non si sta lamentando. Solo non capisco perché ci siamo agghindati così per preparare una cena. Tu non ti sei agghindata, hai un vestito polacco, vecchio di 50 anni. Un vestito russo, di 70 anni. Appunto, uno straccetto comunista. Sentite, non vorrete mettervi a discutere per un vestito? Sentite, non ho detto che non voglio cucinare. Non ha detto che non vuole cucinare. Si può sapere perché siete tanto suscettibili. D'accordo, Ernie. Adesso facciamo anche una seduta di terapia di gruppo. Che c'entra questo con la terapia di gruppo? Da una paziente come te proprio non me l'aspettavo. E no, adesso facciamo anche i nomi degli altri pazienti del tuo gruppo del giovedì sera. Sì, ma perché ve la prendete con noi? Siamo appena arrivati. Ho un'idea. Andiamo tutti da Adriano a mangiare i ravioli, poi telefoniamo a Charlie e Mina e gli diciamo di raggiungerci. Io così poi date tutti la colpa a me di avervi rovinato la serata. No, no, non ci sto. Cucinerò io e mi servirà. Tesoro, nessuno ti chiede di fare. A me sembra un ottimo piacere, non ti cucina. Sbaglio, è stato uno sparo. Uno sparo? A me è parso piuttosto lo scoppiettio di una marmitta. Una marmitta? Nella camera da letto di Charlie. Ernie, forse faresti bene ad andare a vedere. Ma che ci vai a fare? Sopra ci sono Ken, Chris, Charlie, Mira, su c'è la maggioranza. Ma se fosse stato davvero uno sparo? Ernie, per favore vai a vedere. E la cena chi la prepara? Charlie e Mira saranno affamati. Anch'io una fame. Tu l'hai aperto? Oh Cristo. Ernie, vai a vedere. Ostaggia! E va bene. Diciamoglielo. È stato un palloncino. È scoppiato un palloncino. È tutto il giorno su che gonfiano palloncini per la festa. Ma che razza di palloncino era? Il dirigibile della Godia? Io vado su. Ernie, perché non mi prepari un bel bicchiere di vino bianco? Cocchia, datti da fare in cucina. Claire, metti un po' di musica. Io torno subito. Dove vai? Ad aiutarli a gonfiare i palloncini. Claire, aiutami ad alzarmi. Rispondo io. Pronto? A me è sembrato proprio uno sparo. Ernie, andiamo a cucinare. Aiutami ad alzarmi. È per me il dottor Marx? Dottor Cusack? Sì, è qui. Chi parla, per favore? Sì. È per me? Ernie, aiutami. Ah, è una chiamata in conferenza. Il signor o la signora Norman, il signor o la signora Gorman, il signor o la signora Fishman. Ernie, aiutami. Scusate, il mio gruppo del venerdì sera ha una seduta telefonica con loro. Me li puoi passare in cucina, grazie. Sì. Oh, scusa. Ah, non ti preoccupare, tesoro, mi arrangio da sola. Oh, vieni no. Subito, gente. E per me il dottor Marx? Dottor Cusack, no, non posso passarglielo. È già seduta sull'altra linea. E questa che fa? Non preoccupatevi per me, lo faccio sempre. Mi aiuta a scaricare la tensione della schiena. Dov'è Ernie col mio vino? Di là, ho una seduta col suo gruppo del venerdì sera. Mi ha riunito il suo gruppo qui, in cucina? No, per telefono. Oh no! Ancora la schiena? Ma no, ho perso l'orecchino. Credevo volesse lavare la moquette. Come va? Il collo un po' meglio, grazie. Che succede di sopra? Charlie sta bene? Charlie sta dormendo. Ken voleva nascondere quella maledetta pistola nell'armadio perché lui non la trovasse. Ma ha inciampato in una pantofola ed è partito un colpo di pistola proprio vicino alla testa. Ora non si sente più né da un orecchio né dall'altro. Charlie o Ken? Ken, Charlie è sotto l'effetto del Valium. Pronto? Sì, è qui. No, aveva chiamato mio marito. Non capisco. Per me il dottor Marx? È la segretaria del dottor Marx. Ah. Ha riagganciato. E perché non me l'hai detto quando ero in cima alle scale? Ho preso un messaggio. Che cosa ha detto? Ha detto che il dottor Marx ha già chiamato questo numero e non vuole essere trascinato un'altra volta fuori del teatro. Devo trovarmi un altro dottore. Non affido la mia vita al critico teatrale del policlinico. Che cosa fa Chris di sopra? Pronto, parla ancora Leonard Gans. Il dottor Marx non mi ha ancora chiamato. No, gli dica di richiamarmi appena torna, è importante. Ciao, perché Ken ha chiamato?
chiamato Chris di sopra? Per farle telefonare al loro dottore e farsi dire cosa doveva fare per l'orecchio. Lui non era in grado di sentire quello che il dottore avrebbe detto al telefono. Vuol dire al dottore che è partito un colpo di pistola. Ma allora bisognerà spiegare che cosa era successo a Charlie. No, avrebbe dovuto dire che un tombino è saltato in aria proprio vicino all'orecchio di Ken. Che bella scusa. Solo che il dottore non c'era, la cameriera ha detto che era ancora a teatro. Deve esserci uno spettacolo riservato ai medici. Lo fanno apposta! Aspettano che arrivi al pianerottolo! Per favore rispondi tu! Che traffico! Qui ci vorrebbe una centralinista! Pronto? Dottor Mars, vuoi parlarmi? No, sto facendo una prova sotto sforzo! Senti, capisce che qui c'è sotto qualcosa, non mi vorrà più nel suo gruppo! Pronto! Dottor Mars, grazie per avermi richiamato! Dunque, un tale è uscito sparato dal suo garage, mi ha preso in piena fiancata circa 20 minuti fa. E ho preso un colpo di frusta proprio... No, ho un po' di piatone perché sono venuto di corsa al telefono. Dunque, cosa? Charlie Brock. No, non chiamo da parte di Charlie Brock, perché? Ah, ho capito, è anche il medico di Charlie. No, Charlie sta molto meglio, adesso sta dormendo. Dunque, le dicevo del mio colpo di frusta. Cosa? Chris Gorman. Conosce anche Ken e Chris. Sì, credo che abbia chiamato Chris per l'orecchio, deve essere anche il medico di Ken. Perché non l'hanno invitato? Un medico qui servirebbe come padre. Sì, lo so da dove sta chiamando, che ce n'è? Ah, stanno per strappare la maschera al fantasma, questo vorrà che gli rimborso il biglietto. No, il mio collo sta molto meglio, grazie. Adesso le passo Chris di sopra. Di sopra c'è uno sordo e uno con un buco nell'orecchio, ma che fa che senta il telefono? È proprio una rompipalle, vado a chiamare Chris. Dottore, vado a chiamare Chris, così gliela passo, la prego di aspettare un secondo. No. Le prometto di non farle perdere il finale. Scommetto che questo stanotte butta fiume e cerca persone. Guarda un po' dove erni col mio vino. Come fate a scivolare sulla pantofola? Pare di aver sentito la voce di Lenny, ho qui il suo vino. E come va, Cocca? Bene, sta condendo l'insalata. Per terra? No, si è alzata. Lenny ha detto che cos'era quel rumore? Lo sparo? Era uno sparo! No! Mi riferivo al rumore che tu avevi preso per uno sparo. Lo so che non era un palloncino. Certo che no. Era... una bomboletta di crema da barba spray. È esplosa. Crema da barba esplosiva? Proprio così. Incredibile. Ernie, ho bisogno del tuo aiuto per buttare via un po' di spazzatura. Tesoro, devo finire la seduta telefonica con il mio gruppo. Ma non ti preoccupare, tesoro, te la finisco io. Vedrai che tra un po' ti sentirai meglio. Queste cose passano presto. Credi che passerà presto? Distenditi un po' nella camera degli ospiti. Che dici se mi distendo un po' nella camera degli ospiti? Bravo. Che cosa ha detto dottor Mars a Chris? Le ha passato il medico di servizio del teatro. Lui lo spettacolo l'aveva già visto. Passami il vino. C'è tuo cugino. No, il vino. Vado a scaldarti un altro asciugamano. Parlo troppo piano. Problema, Claire, puoi aiutarmi? Ernie è uscito dalla porta della cucina per buttare via la spazzatura e la porta si è richiusa. Io ho le mani tutte unte per l'insalata. Mi scivola il pomello. Ti dispiace dare ad aprire? Certo, stiamo navigando tutti sul Titanic, no? E tu da dove sbuchi? Mi avranno preso per un ladro. Per rientrare ho scavalcato la finestra del bagno. Ciao, Cocca, dove Claire? È andato in cucina per aprire la porta a Ernie. La porta a Ernie? Ernie non c'è. Ah, sei qui. Tocca l'acqua della pasta bolle. Perché non hai abbassato la fiamma? Non ho mai cucinato. Io? Ok, ci penso io. Per me è stato proprio uno sparo. Ernie, vieni in cucina per prendere un po' di ghiaccio per il vino. Prima di venire a questa festa facevo lo psicanalista. Beh, tutto bene, queste parti? Magnifiche, qui sono in cucina, sono fuori gioco. Claire, non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Mi sta tornando l'acre giovanile. Hai saputo di che? E solo? Lo so, un altro caduto. Ma perché stiamo proteggendo Charlie in questo modo? Ken è sordo, lei è torcicollo, Cocca cammina a quattro zampe, io ho le bolle. E per cosa poi? Al prossimo sparo lo scoprirà tutto il mondo. Cosa vuoi che ne freghi di noi al resto del mondo? Per esempio, in Venezuela. È arrivata un'altra macchina, chi è stato invitato? Ari e Joe andano dicendo l'invito, sono andati in Venezuela. Hanno promesso di telefonare stasera. Ma Venezuela? Lo verranno a sapere anche in Venezuela. Ma insomma, chi è arrivato? O forse Mira che torna. Mira una Porsche, questa è un Audi. Chi ha un Audi? Chiedela a Ken. Ken si limita a leggere il movimento delle labbra. Non credo di riuscire a fargli capire Audi. Ma insomma, che diavolo succede ancora? Tocca avrà fatto saltare il microonde. Chris, vai a vedere che è successo. Claire, vai a vedere chi sta arrivando. Io vado a vedere con sempre che se la passano Charlie e Ken. Mi sembra di stare a Port Alamo. Accidenti, mi sono bruciato le dita. Ma sentito di un bastardino, porca puttarella, che male! Che è successo? Cosa c'è? Ho
accorto fanno vedere il secchiello del ghiaccio che è finito contro la stufa. La piastra bollente stava per caderle addosso, così l'ho acchiappata al volo. Allora l'ho fatta cadere sul tavolo, la caraffa dell'acqua si è spaccata, un pezzo di vetro l'hai schizzato sul braccio e lei ora sanguina come non so cosa. Le ho messo uno strofinaccio sul polso e l'ho appoggiata contro una credenza. Adesso mi servono delle bende per il braccio e qualche unguento per le mie dita. Non ho mai visto tante disgrazie succedersi così rapidamente. Non riesco a credere che soffra tanto e faccia un discorso così lungo senza saltare una parola. Non andatevi, vai a prendere delle bende! Horror, esisti, Ernie! Scusami, Glenn, mi hai chiesto da bere. Non ti preoccupare, hai altro a cui pensare. Giusto. Sai che cosa mi ricorda questa sera? Apocalypse Now. Non voglio nemmeno sapere chi è. Ma perché non vuoi vedere chi è? Sarà Deus Ex Machina. No, sono Glenn e Cassie. Glenn e Cassie Cooper, insieme. Stanno camminando insieme. Ho sentito dire che avevano dei problemi. Non di deambulazione. Mamma mia, ma lo sai che Glenn è candidato regionale per il Senato? E con questo? E manca solo che entri qui e venga coinvolto in un tentativo di suicidio. Può dire addio alla sua carriera politica. Riesce a trovare una scusa per mandarli via prima che suonino il campanello. Sarà una campagna elettorale niente male. Io devo andare in bagno. Anch'io. Non apri la porta, io non lo so più. Non sono ancora andata da quando sono arrivata. E davvero devi andare in bagno? Non immagini quanto. Andiamolo. La porta l'aprirà qualcun altro. Chris, nessuno va ad aprire. Dice me. Ah, rimettiti l'asciugamano sulla testa. Bella festa. Al diavolo ne ho abbastanza. Lenny, hai trovato le tende. Nessuno va ad aprire. C'è qualcosa che non va, lo sento. Scivola, 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 porca puttanella. Salve. Ciao Charlie, ciao Mira. Buonasera. Qui sono spariti tutti. Vuol dire che siamo i primi? No, ci sono tutti, solo che sono un po' sparpagliati. Hai visto? Siamo in anticipo, cretino. Potrei bere qualcosa, per favore? Un doppio scotch. Acqua minerale non gassata con limone e senza ghiaccio. Certo, perché no? Non credo che ci conosciamo, sono Ernie Cusack. Salve Ernie. Ah, scusate le mani, un piccolo infortunio in cucina. Mi dispiace. Resterei volentieri a fare due chiacchiere, ma mia moglie perde sangue in cucina. La porti in soggiorno? Sua moglie? Sì, Coca, una graffa d'acqua si è rotta e le ha tagliato un braccio e non mi sono bruciato le dita. Un vero peccato. Ah, ma non è il caso di preoccuparsi, tutto sotto controllo. Tra poco la cena è pronta. Ah. Lieto di fare la vostra conoscenza. E aver preso il posto di quella cinese, Mai Chulli, Mai Chulla. Tutti Staubet. Come sto? Sei splendida. Oddio, mi sento così in disordine. Oh no, sei meravigliosa. I capelli stanno male, vero? Ho visto che li guardavi in macchina. Non è vero. Che cosa guardavi allora? La strada, immagino. Quando menti non ti sopporto. Ti assicuro che è la verità. Mi è sempre così difficile piacere. Perché? Che cosa ho detto? È quello che non dici che mi fa impazzire. Che cosa non ho detto? Come può farti impazzire se non lo dico? Non lo so. Mi guardi in un modo. Non ti ho guardato affatto. Non fai che guardarmi. Perché tu mi chiedi sempre di guardarti. Sarebbe bello che non dovessi chiedertelo. Sei sempre attento a tutto e a tutti, mentre io devo sempre elemosinare la tua attenzione. Se ti prego, non ricominciamo. Già siamo arrivati con 45 minuti di ritardo. Io non voglio rovinare la serata a Charlie e Mira. Siamo in ritardo di 45 minuti perché ho dovuto provare i 10 vestiti prima di vedere la tua testa muoversi dall'alto in basso anziché da destra a sinistra. Io non ho fiatato su nessuno dei vestiti che hai indossato. Dio, che banalità questa conversazione, sembriamo una di quelle cose del cazzo che si vedono in TV. Adesso ci diamo anche al turpiloquio, eh? No, signor Perfettini, non mi do nessun turpiloquio, come cazzo potrei permettermelo? Se dessi il minimo segno di umana imperfezione mi risveglierei con le carte del divorzio in mano. Ecco, che cos'è questa storia del divorzio che tiri fuori da un po' di tempo in qua? Chiedi di Urano! Che cosa ti sei messa in testa? A volte non ti guardo perché ho paura che tu dica che non ti piace il modo in cui ti guardo. Non lo so cosa diavolo vuoi da me, Glenn, davvero non lo so. Non voglio niente da te. Cioè vorrei che tutto fosse come era prima, che diventassimo come siamo. Dio mi opprimi, Dio quanto mi opprimi! Voglio tornare a casa. A casa? Sì. Ma se siamo appena arrivati, non abbiamo ancora salutato nessuno. Non so come farò ad arrivare in fondo a questa serata. Tutti sanno come stanno le cose, sono i tuoi amici. E tu pretendi che io mi
comporti come se non ci fosse niente. E infatti non c'è niente, di che stai parlando? E non fare sempre finta di niente, lo sanno tutti di te, di quella mezza calzetta. La fai finita, non c'è proprio niente, sei tu che ingigantisci sempre tutto. La conosco appena quella donna, fa parte del comitato per la raccolta dei fondi della mia campagna elettorale. Ho conosciuto lei e suo marito 2 ricevimenti fa, tutto qui. Mi hai preso per una stupida? No. Allora mi hai preso per una cieca? No. E allora mi hai preso per una sorda? Vedi che non abbia sentito quello che dicono di voi. Ma che hai sentito? Che hai sentito? Che hai sentito? Beh, allora ti dirò una cosa, Claire, ascoltami bene. Ma ti ascolto. È un anno che sto di questa tua fresca con Carol Newman. Bravo, perché l'ho conosciuta solo 4 mesi fa. E adesso, per favore, abbassa la voce. Quel cameriere starà ascoltando ogni parola. Cosa vuoi che mi importi di un cameriere e di una cuoca? I tuoi amici sanno della tua amichetta, sa che me ne frega se lo vengono a sapere i camerieri. Io non ti capisco proprio, Cassie. Forse le mie ambizioni politiche ti disturbano. Ti senti minacciata perché mi sono candidato per il Senato. Il Senato, neanche dovessimo andare a Washington, al massimo finiremo ad Albany, 23 gradi sotto zero in pieno inverno. Ah, non sei ancora l'uomo dell'anno del Time, capisci tesoro? Dicevi? Povero me. No, mi comporto male, vero? Sono la moglie strega che te ne fa vedere di tutti i colori. Ma ti dirò una cosa, signor senatore. Non sono la sola a sapere quello che sta succedendo. Ah, la gente parla, bello mio. Ma che intendi dire? Non avrei mica detto in giro queste stronzate. Ah, è questo che ti preoccupa. È la tua reputazione, la tua carriera, il tuo posto nella storia d'America. Stronzo! Lo sai quale sarà il tuo posto nella storia d'America? Un bel francobollo commemorativo raffigurante te e la tua bella insieme in un motel. Sei molto eccitata, Cassie, stasera. Hai perso ogni controllo. Hai di nuovo sfregato i tuoi cristalli di quarzo, vero? Ti ho detto di buttarli via, quei maledetti cristalli. Sono pericolosi. Sono come la cocaina pietrificata. No, non tirarmi fuori, Cassie. Non sfregare i cristalli a questa festa. Ti fa perdere il controllo. Mettili via, Non farti vedere i miei amici. Lei, Cassie, mi pareva che foste voi. Ciao, Len. Come state? Sto meglio, grazie. Non dicevo a te, sono arrivati Glenn e Cassie. È arrivato qualcuno? Ritorna dentro, scusatelo, il sordo ha preso un colpo d'aria. Come va, Glenn? Va bene, proprio bene. Ciao, Len. Anche voi da Stauben? Sì, bicchiere di Murano. Ottimo regalo. Bene, bene, bene. Qualcuno mi presenta? Cassie, ti presento lei. Cassie, sei splendida. Leonard. Oh, chi vi ha aperto? Il cameriere. C'è un cameriere. Ci sta versando da bere. È solo? No, alla cuoca con sé. Ma Giulì, Dio sia lodato, per un po' siamo stati senza servizio. Ah, sì. E dov'è Charlie? Ecco Mira. E dov'è Mira? È con Charlie. Si stanno abbottonando. Lenny mi si era affettato l'asciugamanetto! Adesso te lo scaldo l'asciugamanetto! Devo prima prendere le bende! Scusate, vado a prendere le bende. Mira, posso entrare? Entra pure, cara! Lenny, dove sei andato? Ken! Lenny! Ciao! Sei tu? Siamo Glenn e Cassie! Chi è? Glenn! Ciao! Ciao! Ho sentito che hai le orecchie malandate! Ti sembro un frate! Ti presento Cassie! Ciao, Cassie! Gli altri sanno che siete qui! Abbiamo visto solo Lenny! Hai visto Lenny? Sì! È andato in camera di Charlie! Scusa, ma io non ti sento! Un tombino è saltato in aria proprio vicino al mio orecchio! Poveretto! Ho detto, un tombino è saltato in aria proprio vicino al mio orecchio! Sì, ho sentito! No, non l'ho sentito! Scusa, ma io non ti sento proprio! Adesso vado in camera di Charlie a vedere se c'è Lenny! Voi rimanete pure qui! Mira, posso entrare? Entra pure, caro! Porca puttana! Sono stufa! Dove vai? A sciacquare il cristallo! Non credo di amare quella mezza calzetta, no? Ti prego, non stregare il cristallo! C'è qualcuno! Cassie, chi è? Ciao, come ti chiami? Non mi ha sentito arrivare! Ciao, Glenn! Senti un po', ma c'è qualcosa che non va qui! E chi lo sa?
chi hai visto? Lenny e Ken, solo per un secondo. E il cameriere? È tornata mai giù lì il cameriere, devo esserci stato un bel po' là dentro. Hai finito in bagno? Sì, io, certo. E ti sei chiusa dentro da fuori? Chi è? Cassie, chi è? Ciao Cassie, ciao Black, come va? Dove sono le ragazze? Deve uscire qualcun altro dal bagno? Perché non hai proprio capito, no? Lenny e Ken sono di sopra con Charlie e Mira. È tornata mai giù lì il cameriere? Ma va? Dove sono Ann e Cocca? Un certo anni l'ho visto un minuto fa, ma non è il cameriere. No, non è il cameriere. E allora la cuoca non è la cuoca? No, è la moglie del cameriere. Ma perché stanno tutti su in camera di Charlie? Guardano la TV. Sai, una di quelle serie in cui uno guarda la TV. Ah, finalmente si respira un po' d'aria di festa. Yuhu! Cosa state guardando lassù? Lassù dove? Alla TV. Qual è la trasmissione che stai guardando con Ken, Charlie e Mira? Ah, sì, qui la trasmissione, sì, è quello show su... come si chiama? Hitler! Sì, è quello show su Hitler. È il decimo anniversario di matrimonio e vi siete messi a guardare un servizio su Hitler. Lo mandavano in onda solo stasera. La cena è pronta, ecco il doppio scotch. Oh, grazie. Lenny, hai trovato le bende? Sì, le ho lasciate sopra il televisore, vado a prenderle. Mi scusi, Sava, l'avevo presa per il cameriere. L'avevo immaginato. Purtroppo sono solo un analista. Oh, mamma mia, io sono Glenn. E sua moglie è tutto bene? Sta cuocendo gli spaghetti, ma Locke è ancora congelato. No, intendevo il braccio. Ah, non c'è male, è una donna in gamba, anche se fa fatica a reggersi in piedi. Forse dovrebbe farsi vedere da un dottore. Charlie, ne conosce uno che è proprio a 10 minuti da qua, il dottor Max. L'abbiamo chiamato e impegnato. L'avete chiamato per il braccio di Cocca? No, per il collo di Lenny. Il collo di Lenny? E quando il dottore ha richiamato, non gli abbiamo detto dell'orecchio di Ken. Si è tutto per una bomboletta spray di crema da barba che è esplosa. Mi hanno detto che è stato per un tombino. È stata la pressione del tombino che ha fatto esplodere la bomboletta! Questa non la sapevo. C'è un po' di agitazione qui. Non credere, ci stiamo divertendo un casino! Un momento! Lei è Glenn Cooper, il candidato al Senato. Esatto. Ho un amico che la conosce bene. Ecco le bende. Davvero, chi è? Harold Green. Harold Green. Ma certo, conosco Harold Green. Siamo stati all'università di Pennsylvania insieme. E non lo vedo da anni, cosa fa ora? È un uomo iscritto per delega del mio circolo che si limita a consumare i pasti e non gioca neppure a tennis. Del tuo circolo? Del suo circolo. Questa è l'acqua minerale per sua moglie. Ma l'ha preso per il cameriere. Cocca sta aspettando le bende. Porca puttanella! Basta! Non ce la faccio più! Ho bisogno di bere qualcosa di molto forte! Non ci sente neppure da vicino? Non ho niente vino, un po' di scotch! Forse Charlie ha qualche compressa per le orecchie, ha visto niente di sopra nell'armadietto dei medicinali. No, non mi è venuto in mente. Vado su a dare un'occhiata. No, adesso che ci penso ci ho guardato, non c'era niente! Dov'è il gatto? Gatto! Ho sentito un miagolio! Deve essere entrato un gattino! Sentito, deve essere il gattino dei vicini. Pronto? Ah, sono Harry e John dal Venezuela. Vogliono salutare Charlie e me. Non ce ne eravamo dimenticati. John è la cugina di Cassie. Parlaci tu. Aspetta, vado a chiamare Cassie. Sono certo che vorrà salutarla. Cassie? Pronto, John? Sì, siamo tutti qui. E ce la stiamo spassando. Cassie? Charlie e Mira, certo che ci sono. Dove vuoi che siano? Adesso te la passo, parlaci tu. Io? Ma lei vuole parlare con Charlie e Mira? Cassie, c'è tua cugina John da Venezuela. John, che bella sorpresa. No, sono Claire. Sì, una bellissima festa. Mira sta con una meraviglia. Aspetta che te la passo, parlaci tu. Se non me la passi, ti giuro che ti porto i figli a scuola in macchina per un anno. Che balli sei. Cassie, c'è tua cugina John da Venezuela. Non vuoi salutarla? Dai, John, piccola. Va bene, Venezuela. No, sono Chris. Mira è in cucina con un tacchino. Lo sta aspettando. Cassie, stai bene? E te la passo? Chi è che non ci ha ancora parlato? Scusate. Ken non gli ha parlato. Ma parlaci tu, tanto sei sordo, che differenza fa? Pronto? 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 A noi la cena è servita. No! Mi è caduto un cristallo nel cesto. C'è tuo cugino già dal Venezuela. Un cristallo antico di 2 milioni di anni, idiota, valla a recuperare. The
vedi questo numero? Può farti diventare miliardario. Chris, ci stai alle nuove regole? Telefona al 16422. Vogliamo una nuova squadra e la vogliamo adesso. L'amore della RAI per lo sport è grande. Quest'anno a Sydney, subito dopo le Olimpiadi, ci saranno le Paraolimpiadi. E la RAI, sponsor principale della Federazione Italiana Sport Disabili, sarà in prima fila a tifare Italia. Dal 18 ottobre, Paraolimpiadi 2000. La RAI per lo sport, oltre ogni barriera. No, no, non sono matto, ho sentito un rumore io. È il tuo coltello nel piatto, Ken. La tua voce si sta allontanando adesso, Glenn. Non ero io, Ken, era Chris. Adesso sento le voci, come Giovanna d'Arco, qualche voce qua e qualche voce là. Credi che un'altra sigaretta mi farebbe male, Io non riesco a crederci, tutta questa storia mi sembra così incredibile. Che abbiamo fatto l'impossibile per nasconderti la verità. Sicché Mira se n'è andata. Esatto. E anche la servitù. Esatto. E Charlie si è sparato un colpo nel lobo dell'orecchio. Esatto. Ma non ha senso. Esatto. Tutti voi che andavate su e giù per le scale, bombolette di crema da barba che esplodevano. Ma come ho fatto a non capire? Eppure faccio parte dell'equipe medica dell'ospedale Bellavista. Complimenti, Chris, hai avuto un bel autocontrollo. Avevo una tale voglia di fumare che sono andata nel bagno di Charlie e ho acceso un cotton fioc. Non hai saputo controllarti. Invece sì, ne ho fumato solo mezzo. Oddio, Ken, ha qualcosa che non va. Vuoi ancora un po' di tacchino, Ken? Lo vuole? Non lo vuole. Che cos'ha? Basta, non ce la faccio più. Mi dispiace, ma devo farlo. Mira non c'è! La servitù non c'è! Charlie è di sopra, si è sparato all'orecchio! Forse sono un tentativo di suicidio, forse no, non lo so! So solamente che adesso sono contento di aver sputato il rospo! Non ti preoccupare, Ken! Sappiamo tutto! Lenny ce l'ha detto! Tu lo sapevi? Sì! E chi te l'ha detto? Ce l'ha detto Len! Glenn? Lenny, ce l'ha detto lei! Glenn, è vero, sei stato tu! Vorrei che fosse ancora sordo del tutto! E smettila di rompere, mettiti a sedere! Va bene, calmati, Lenny. Dopotutto ho avuto un forte shock. E perché io no? Ho fatto di tutto per farvi credere che Mira era in casa. Ho finto di conversare con lei. Ho imitato la sua voce nel caso qualcuno stesse ad ascoltare. Ah, eri tu, l'avevo quasi bevuta. Infatti. Davvero? Era così simile che ci ho creduto. E lei, Cassie, non ha pensato che ci fosse sotto qualche cosa? Sì, sono 6 mesi che lo penso. Che cosa vuol dire? Che vuol dire? Deve perdonarla. È ancora sconvolta perché gli è caduto il cristallo nel water. Potremmo chiamare un idraulico. Loro recuperano tutto. Vedi matrimoniali, chiavi d'auto. Una mia zia ha fatto cadere nel gabinetto la dentiera e loro l'hanno recuperata. E lei se l'è rimessa? Certo, prima l'ha ripulita. Io piuttosto sarei andata avanti a menestrine. Stavolta me la paghi, capito? Me la paghi! La possono capire solo gli appassionati di cristalli. E sembra proprio che abbiano delle proprietà particolari, i cristalli. Bisogna lavarli con acqua pura di sorgente e fargli prendere la luce del sole. Che si disfrega ogni sera con uno spazzolino da denti, soffice ed umido. Non bisogna mai asciugarli con la stoffa, ma tamponarli con un panno di pelle. Sono davvero molto delicati i cristalli. E il borotalco sul sederino non glielo mette? Se i cristalli l'aiutano, se ne danno un senso di conforto e di piacere, che male c'è? Non ha bisogno di difendermi, Ernie.
I cristalli esisteranno milioni di anni dopo che questo pianeta sarà sparito. Ma se il pianeta sparisce, i cristalli non spariscono con lui? Prego, Lenny! In sala da pranzo c'è un enorme lampadario di cristallo. E credi che potrebbe essere d'aiuto? Grazie, Chris, ma non credo. Meglio lasciarla stare adesso. Bravo! Lasciami stare! Tu e i tuoi amici! Se volete smonto la tazza! L'ho già fatto altre volte. Non credo che sia questo il momento e il posto per aggiustare il cesso, tesoro. Magari un altro momento e un altro cesso. E va bene, scusate. Ma dov'è Cocca? Come la stiamo trattando? Cocchina, nonostante il braccio e tutto il resto, hai preparato una cena superba. Nessuno! Nessuno! Che cosa c'è, Ken? Nessuno cosa? Nessuno vuole andare di sopra a vedere se Charlie è ancora vivo! Nessuno! Hai ragione. Ha ragione, Charlie, ce lo siamo dimenticato. Si è sparato, bravo! E come sta ora? Come sta? Bene, dite se vado a dare un'occhiata. Ma sì, povero Charlie. Ma aspettate, aspettate. Ci troviamo tutti in una situazione molto difficile, non solo Charlie. L'avvenire di molte persone dipende da come gestiamo questa faccenda. Alludi al tuo avvenire? No, il mio. Io e Cassie siamo arrivati per ultimi. Sappiamo solo quello che ci avete raccontato. Noi che c'entriamo? Ernie e io siamo stati in cucina per tutto il tempo. Nessuno ci ha detto niente. Noi ne siamo fuori. Noi ne siamo fuori. Io volevo chiamare la polizia, ma Ken me l'ha impedito. Non è vero, Claire, che volevo chiamare la polizia? Lei mi voleva chiamare la polizia. Eh? Ma cosa volete insinuare? Che ci andrà di mezzo solo Ken? Che colpa sua? Ma nessuno può usare solo quello che vogliamo dire è che se per caso la cosa viene fuori, Ken è il più esposto, ecco tutto. Incredibile. Ken è diventato quasi sordo nel tentativo di proteggere Charlie e tutti noi. Mi aspettavo qualcosa di più dai suoi amici. Dio, che manica di ipocriti! Hai capito, Ken? Hai capito, Glenn? Avanti, rispondi! No, un momento. Io non ho mica detto che volevo far ricadere la colpa su Ken. È questo che avete capito? Beh, in effetti è questo che abbiamo capito. Proprio questo. Bell'amico. È vero, lui non ha mica detto ma questo. Ma stai zitto, Ken. Sto cercando di aiutarti. Aiutarli? Ma perché cerchi di aiutarli? E perché nessuno aiuta Charlie? Mi attivo. Non teniamo la calma. Charlie si recalerà. Ma che Charlie? Ho perso l'orecchino della pistola. Cerchiamolo tutti. Che palle. Che strazzo. Lo troveremo, Miciona. Angelo, tesoro. La mano. Oh, scusa. Dov'è? Ma secondo me l'ha lasciato in cucina. Un orecchino di corallo con piccole perle. Forse sotto il divano. Guardo dietro il buffet. Che è successo? Ha perso l'orecchino. Gattino, è rientrato il gattino. Me lo regalava la bisnonna. Sarà scivolato in mezzo ai piatti. Oddio, quanto mi dispiace. Ti perdi sempre, Miciona. Perché non ti fai i buchi? Io ce l'ho i buchi, non fanno male. L'ho trovato. Dov'era, tesoro? Ce l'aveva sull'orecchio. L'aveva sull'orecchio. Ce l'avevo messi tutti e due sullo stesso lobo. Lo stesso lobo. Scusatemi tutti. Lo so che mi sono comportata male stasera. Non mi sono davvero... E chiedo scusa. Ho avuto una giornata difficile oggi. E stasera non ci sto con la testa. Non ti preoccupare. E anche Charlie ci sta con la testa. Ah, sei simpatico, sei proprio divertente, Lenny, io non riesco mai ad esserlo. Tu come fai? Come faccio? Vuoi che vada a prepararti un caffè? Perché ho l'aria di averne bisogno? Di chi si vuole vendicare, Glenn, di te o di me? Va bene, Cassie, falla finita. Che intendi dire, tesoro? Sai benissimo che intendo dire. Pettinati e mettiti seduta su una sedia. Tu, Lenny, hai capito che vuol dire? Se non la smette, vado di sopra a prendere la pistola di Charlie. Cassie, qui noi siamo tutti amici. Perché non viene con me a fare due chiacchiere in giardino? Ma certo, bello orsacchiottone! Provaci, che avrai un mal di schiena peggiore del mio. Oh, santo cielo! Ho capito che cosa state pensando. È incredibile. È successa la stessa cosa a Glenn la settimana scorsa. Ricevimento per la campagna elettorale di Glenn. C'era una donnina molto carina ed elegante. E siccome io a volte sono un po' sciocca e insicura, ho pensato che volesse abbordare Glenn. E invece no, si sono solo messi a ballare. Appiccicati come la carta da malati appena incollata! Kelly, credo proprio sia ora di andare! Voglio dire, lei non era più
pericolosa di me. Tu mi trovi pericolosa, Lenny. Lui no, ma tra due minuti lo sarò io. Scusate, devo aver mangiato un po' troppo velocemente. Sei tu, Ken, e ci tolgono delle camere da letto. Rispondo io. Pronto? A Charlie. È Charlie! Come sarebbe chi è? È Charlie! È Charlie! Perché diavolo non stai attento a quello che succede? Dio! È Charlie! È Charlie! Scusate, scusate! Mi sono lasciato trasportare. Pronto? No, scusa, Charlie, certo, siamo tutti qui. Glenn, Ken, Len, Ernie, Chris, Coca e Claire. Un momento! Scusa un momento, Charlie. Non è strano? Tutti i nomi delle donne iniziano con la C. È vero. Tranne Mira. Però il secondo nome è Clara. E tutti i nomi degli uomini finiscono in N. Glenn, Ken, Len. È vero. Tranne Ernie e Charlie. Pronto? Scusa ancora, Charlie. No, è perfettamente comprensibile. Ti aspettiamo tutti qui sotto. Ha bisogno di rimanere solo ancora qualche minuto. Ma Charlie! Quello ricordo? Che cosa? Il cognome di Ernie è Cusack, comincia con la C. È vero. Ti sei ricordata solo adesso il cognome di tuo marito? Riesco addirittura a sentire le mie pulsazioni, sono un po' accelerate, ma non sto male. Vuoi che ti prenda il polso, Ken? Sono brava in queste cose, sai. La disintegro? Attenta, Cassie, finirai nello stesso posto dove è finito il tuo cristallo. Non me lo chiami! Altrimenti comincio a fare nome. Basta! Adesso basta! Io devo rimanere, ma te ti metto su un taxi! Non preoccuparti! Andrò a piedi! A piedi? 22 miglia! 22 miglia! Cassie, aspettami! Va a aspettare! Mi fa pena. Tanto più che un giorno invecchierà e morirà. Mi è venuta in mente un'altra cosa. Glenn è nato a Pensacola. Tesoro, lascia perdere, per favore. Se li avessi tutti nel mio gruppo, non mi resterebbe tempo per fare altro. Zitti, li sento. Chi? Glenn e Cassie sono nel viale. Giuro che li sento parlare. Fa passi da gigante, da sorda pastore tedesco. Non sono affari tuoi, Ken. Se senti attraverso le pareti, sono affari suoi. Glenn e Cassie stanno litigando per una donna. Ah! Che siete ad un calcio alla portiera di una macchina? E chi è la BMW? Cazzo, sarà la portiera sana? Ci sono, ho capito. Vuoi dire che Glenn, Ken e Len sono tutti uomini? No, stanno litigando per Mira. Glenn ha una relazione con Mira. Tu credi? Ma certo, Mira ha lavorato sodo per la campagna elettorale di Glenn. 3 anche 4 sere a settimana, hanno sempre fatto tardi. Tutto chiaro, Cerlai se ne accorge, affronta Mira, Mira confessa. Allora lui la sbatte fuori di casa, licenzia la cuoca e cerca di farsi saltare le cervella. Queste sono soltanto illazioni, e illazioni pesanti, non ti pare, Len? No. Perché no? Non mi pare. Sentite, dobbiamo venirne a capo. Vado di sopra a parlare con Charlie e sapremo com'è andata. No, aspetta, aspetta. Charlie sa che soltanto io e Chris sappiamo che si è sparato, giusto? Giusto. Giusto, a me non ha detto nulla. Si è sempre coperto le orecchie con un cuscino. Stai dicendo che Charlie non sa che noi sappiamo tutto? Sì, ma ormai Charlie si è accorto che non ci sono né Mira né le persone di servizio. Esatto. Esatto, ma non sa che tutti voi sapete che si è sparato. Adagio, più adagio, non riesco a seguirvi. Il punto è che io gli ho promesso che non avremmo detto a nessuno che si è sparato. È per questo che l'hai detto a tutti? No, io non l'ho detto a tutti, l'ho detto solamente a lei. È Lenny che poi l'ha detta a tutti. Diciamo che tu l'hai detta a tutti dopo che Lenny l'aveva già detta a tutti. Accelerate pure, non importa. Quello che voglio dire è che Charlie non sa che tutti voi sapete che si è sparato. E allora perché dirglielo adesso? Capisco il tuo punto di vista. Dobbiamo far finta di niente. Se capisse che tutti sappiamo che si è sparato, ci rimarrebbe male. Perciò se lui non ci racconta spontaneamente come sono andate le cose, dobbiamo far finta di non sapere niente. E quindi sono io che devo andare di sopra, dico a Charlie che voi siete tutti quanti qui e lui mi chiede se siete al corrente dell'accaduto. E tu dici no. E io dico no. E lui poi mi dice, ma se Mira non c'è, la servitù non c'è, io non ci sono, che cosa gli hai raccontato? Che c'è qualcosa che non va. Ai, cosa vuol dire questo ai? Avrà vomitato nella mia macchina. Ha picchiato Glenn, gli sanguina il naso. Sangue, sempre sangue. Zitti. Non riesco a sentire i miei pensieri. Dunque, stavo dicendo... Hai detto, sono io che devo andare di sopra. Dico a Charlie che ci siete tutti. Mi chiede, sanno tutti quello che è successo? E mi ha detto, tu dici no. Tu hai detto, io dico no. Allora Charlie mi chiede, ma se io non ci sono, Mira non... Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ci sono, ho trovato. Ecco che cosa facciamo.
Charlie vorrà sapere che cosa ci ha detto Kenny. Kenny dice di averci raccontato che stamattina Charlie si è fatto togliere una verruca benigna dall'orecchio, ma che ora sta bene. Ma improvvisamente nel pomeriggio la madre di Mira si è rotta il femore e Mira l'ha portata all'ospedale e passerà la notte là. La servitù, pensando che la festa fosse stata annullata, ha lasciato la roba da mangiare e se n'è andata a casa. È successo tutto così rapidamente che hanno dimenticato di avvertirci. E così noi siamo arrivati, abbiamo capito la situazione e abbiamo deciso di cucinare da soli. Questo è quanto. Io non avverrei la storia della madre che si è rotta il femore. Perché no? È morta 6 anni fa. E allora diciamo che se l'è rotto il padre. Il padre vive in California. Ce l'ha qualche parente in città? Tua cugina Florence. E allora è Florence che si è rotto il femore. È sposata, perché non l'ha accompagnata al marito? E allora se l'è rotto Mira e i vicini l'hanno accompagnata all'ospedale. Ma se Charlie si è semplicemente fatto togliere una verruca benigna dall'orecchio, avrebbe potuto portarcela lui. Non ti viene in mente nient'altro? Ci ho provato. Ho pensato alla madre, al padre, alla cugina, al femore, alla verruca. Ma non gli va bene niente. Ma non c'è alcun nesso logico, niente di questa storia è plausibile. Non ci serve qualcosa di plausibile. Quell'uomo è in uno stato di shock, di angoscia mentale e di disperazione emotiva. Al momento non gliene frega un cazzo della logica. Scusate il linguaggio. Telefono. Credi che non riconosciamo un telefono? Tutti abbiamo un telefono in casa, Ernie, siamo tutte persone di un certo livello. Adesso calmatevi. Pronto? Sì? Sì, è qui. Chi è il telefono, per favore? Capisco. Bene, un momento, prego. È una donna per Glenn. Davvero? Mi pare la voce di Mira. Che vi avevo detto? Devo andarla a chiamare. No, un momento. Glenn in questo momento è fuori in giardino. Posso dirgli chi è che lo desidera? Capisco, bene. Un momento, prego. Non saprei, forse Mira, forse no. Che ti ha detto quando hai chiesto chi era? Ha detto solo un'amica. Come l'ha detto? Ha detto solo un'amica. Quanti toni ci sono per dirlo? Te lo dico io quanti. Nervoso, falso? Sarcastico, malinconico. Colpevole, spaventato. Anonimo, minaccioso. Solo un'amica. Solo un'amica. Solo un'amica. Solo un'amica. Ma dove cazzo stiamo? All'Actor Studio. Scusate il linguaggio. Dammi quel telefono. Non ha chiesto di te. Ma neppure di te. Io la conosco, la voce di Mira. Dammi questo telefono, pronto. No, non sono Glenn, sono Len. Ken è andato a chiamare Glenn. Sì, finiamo tutti Nen. La sua voce non la conosco, ci conosciamo? Un momento, prego, non mi pare la voce di Mira. Beh, che voce ha? Meryl Streep. Meryl Streep? E perché Meryl Streep dovrebbe telefonare qui? Non ho detto che è Meryl Streep, ma è presente come fa lei nei film. Cambia sempre la voce a seconda del personaggio. Questa era così. Era lei, ma non era lei. Come se non fosse Meryl Streep. Sì, adesso facciamo anche gli indovinelli. Ken, per favore, chiama Glenn. Pronto? Pronto? A riagganciare. Deve essersi insospettita. Sì, sì, sta arrivando una macchina. Sarà Mira. Oppure Harry e Joan che tornano dal Venezuela. Siamo nei guai, cazzo! Siamo nei guai! Che è successo? La polizia! La macchina della polizia! La polizia! La polizia! La polizia! La polizia! Che faccio adesso? Che faccio? E mettiti un pezzo di ghiaccio sul naso! Potendo, smetto di chiamare la polizia adesso. Cosa succede? È arrivata la polizia. E chi può averla chiamata? Sarà stata Mira. Forse Charlie. Oppure Cassie, stavate litigando, vero? Ha usato il telefono della mia macchina? Sì, me l'ha dato sul naso. Ha rotto il telefono! Il telefono nuovo della mia macchina, nuova! Che faccio adesso? Che faccio? Calmatevi, dobbiamo pensare cosa dire alla polizia. Non bisogna aprire senza un mandato di perquisizione, vero? Giusto! Blocchiamo tutti quanti la porta d'ingresso. Oggi sì, non andiamo a toccare, forza! Così non si insospettiranno e se ne torneranno a casa, eh! Un poliziotto, sto cercando di parlare con Cassie, ma Cassie non vuole abbassare il vetro del finestrino! Il finestrino? Vogliono distruggere il mio finestrino! Vai a rovinare tu! Porterò a casa una macchina a pezzettini! Perché ha lasciato Cassie là fuori? Che cosa devo fare? Trascinarla per il giardino, prendendola per il collo, mettermi dal telefono sul naso! E tu saresti candidato al Senato, io non lo candiderei neppure per un ristorante cinese! Cazzo! Ho la camicia sporca di sangue! Ma perché io no? Mettetela! Mettiamola tutti! A casa ho un bambino di 8 anni che si comporta meglio di noi! E allora fallo venire qui a parlare con la polizia! Calma, Silenzio! Guarda che Chris sta facendo del suo meglio! È stata lei
lei a tirare fuori il dottor Marx dal fantasma dell'opera. E io allora? Chi è stato a fargli perdere il finale? Gliel'ho fatto perdere! Io gliel'ho fatto perdere! È stato il dottor Marx a chiamare la polizia! Il telefono! Ha di nuovo riconosciuto il telefono. Questo genio ci salverà la vita. Pronto? Sì? Sì, è qui. Un momento, prego. È per lei, Glenn. La stessa donna di prima. La stessa chi? E chi lo sa? Forse Mira Strip. Mira Strip? Sai come fa nel film, come adatta sempre la voce al personaggio? Era lei, ma non era lei. Ora che si parla col poliziotto? Pronto? Il poliziotto sta venendo da questa parte! Sì, sono io. Il poliziotto è qui! Ah, ciao! Come stai? No, non è un raffreddore, è un naso otturato, ci è andato dentro qualcosa. Sentite, non dobbiamo assolutamente permettergli di vedere Charlie. Non dobbiamo né far scendere Charlie né far salire il poliziotto. Sì, dovrei parlare con Cassie, ma è talmente sconvolta. Prima di tutto niente dichiarazioni false, soprattutto non mentire. Soprattutto non mentire, ma sei impazzito. Lo so che dovrei parlarci, ma non riesco a tirarla fuori dalla macchina. Chiederanno degli spari, che cosa gli diremo degli spari? Soprattutto non mentire. Va bene, ti richiamo più tardi. Sei al 914. Ammazziamolo, qualcuno lo ammazzi, lo strangoli col filo del telefono. Sentite, non posso farci niente, mi scappare a pipì. Basta, deciso, non abbiamo sentito nessuno sparo. Che fine ha fatto quel soprattutto non mentire? Stasera non funziona, magari un'altra volta. Non prendetemi per vigliacca, io vado in bagno. Senti, lo so che sei un'amica, io ti sono grato per il tuo grande sostegno morale. Lasciamolo qui, mettiamoci in salvo e lasciamo questo cretino alle prese con la polizia. Ora ti devo salutare, ti richiamo più tardi. Certo, ciao. Allora, che succede? Ecco, circa 6 mesi fa siamo stati invitati a questa festa. Smettila, Lenny! Allora, riflettiamo, perché non abbiamo sentito gli spari? Ho trovato! Siamo un'associazione di sordi, ci riuniamo qui una volta alla settimana, non potevamo sentire nessuno sparo. Ve lo dico io. Stavamo guardando il programma su Hitler. Il bombardamento di Berlino non ci ha fatto sentire nient'altro. Ma non c'era nessun programma su Hitler in televisione stasera. L'abbiamo inventato per quell'imbecille laggiù. Senti, adesso mi hai proprio stufato. Oh mio Dio! Ma ci stiamo giocando tutti la carriera. Allora che si fa? Vada per lo show su Hitler. I poliziotti lo guardano la TV. Magari sanno che non c'era quel programma. Sbagli, i poliziotti non guardano mai i servizi speciali. Apriamo! Lei apri la porta, facciamo finta di divertirci. Tu parte il treno, per dove? Los Angeles! Tu parte il treno, per dove? New York! No! Tocca a me! Ma no, tocca a lui! Ma che giro va? Che giro va? Se comincia lui! Basta, silenzio, ricomincio io! Ma vi rendete conto che razza di uomini abbiamo sposato? Tu parte il treno! Cristo, per favore! Io metto un po' di musica! La musica! Ma certo! C'era la musica! Stavamo ballando e non potevamo sentire gli spari! Dai, Claire, accendi! No, aspetta, Claire! Non accendere! Dobbiamo ancora fare una cosa! Cosa? Qualcuno di noi deve fare finta di essere Charlie, non si sa mai! Giusto, nel caso la polizia voglia parlare con Charlie! Eh sì, Ken ha ragione, Charlie non sarebbe in condizione di raccontare le cose come stanno! Ken ha ragione, uno di voi tre deve fare la parte di Charlie! Perché tu stai andando al cinema? Andiamo, siamo seri, io non ho mai sentito gli spari! Bang, bang! Sentito? Non è illegale sostituirsi a un'altra persona? Sì, ma lo è anche cercare di coprire un suicidio. Volete passare il resto dei vostri giorni in un carcere di massima sicurezza? In smoking? Sentite, lo so io che cosa facciamo. Ce la giochiamo a dito dito. Sì, sì, ognuno di noi tira fuori o 2 dita o 1 dito solo. Se 3 sono uguali e 1 è diverso, quello farà Charlie. Ma di chi sei figlio? Di Walt Disney? Tu avanti, come sono? Vai, vai, vai! Bim, bum, ba! Ancora vai di nuovo, tu fai! Bim, bum, ba! Lenny cosa? Abbiamo tutti 2 dita aperte e 1 dito solo. No, erano 2. Sì, adesso 2. No, Lenny, era 1 dito solo. No, erano 2, lo giuro su Dio. No, era 1 dito solo, 1, l'ho visto. Ma che pensare che ha fatto il concorso del primario? Vai di sopra, Lenny, non scendere se non ti chiamiamo. Scendere, dovete chiamare la polizia per farmi scendere. Vai con la musica!
Chiedo scusa, posso sapere che cosa ci fa qui, scusi? Chiedo scusa, non volevo forzare la porta. Perché non ha suonato, scusi? L'ho fatto, 5 volte. 5 volte, scusi, non abbiamo sentito niente, scusi. Beh, probabilmente il volume era troppo alto, non potevate sentire niente, no? Ma certo, la musica! Ma dai! Calma, signori, calma! C'è ancora qualche problema, scusi, agente? Ecco, solo un'indagine di routine, sono l'agente Welch. Buonasera! Lei è il padrone di casa, signore? Io lo no, io abito da tutt'altra parte, un quartiere molto lontano. Anch'io in tutt'altro quartiere! Anch'io! Di che si tratta, gente? Calma, signori, calma! Devo solo farvi qualche domanda. Posso sapere chi è il padrone di casa? Glielo diremmo molto volentieri, agente, ma vede, credo che sia suo dovere innanzitutto informarci del perché stiamo subendo queste domande. Lei è avvocato, vero? Infatti. Bene, come avvocato lei sa che non siete obbligati a rispondere a queste domande. Bravo. Signore, signori! Speravo solo che qualcuno sarebbe stato così comprensivo da dirmi il nome del padrone di casa. Brock! Charlie Brock. Bene, potete dirmi se il signor Brock è in casa al momento? Charlie? Scusa, Chris, Charlie è in casa? Charlie, credo che abbia portato fuori il cane. Allora tornerà a momenti. Non credo. È un bastotto, fanno passi molto piccoli. È in casa, agente. Bene, allora potrei vedere il signor Brock. Beh, agente, è un momento molto particolare. Come vede, siamo nel bel mezzo di una festa. Ho notato, che cosa si festeggia? I 10 anni di matrimonio di Charlie e Mira Brock. Signori, calma! Non ci metterò molto. Ho solo bisogno di un minuto del vostro tempo. Signori, ora basta! Silenzio, gente, faccia silenzio. Vede, purtroppo il signor Brock ora sta dormendo. Dormendo? Nel bel mezzo della sua festa? Beh, era depresso e ha preso qualche pillola per dormire. Bene, allora potrei parlare con la signora Brock? La signora Brock non c'è. Non c'è? Ecco perché il signor Brock era depresso. E dove si trova? Il padre si è rotto il femore e l'era portato all'ospedale. Ah, sì? Durante la sua festa d'anniversario? E non poteva portarcelo qualcun altro in ospedale? Il padre vive in California. Sì, è molto complicato. Bene, bene, bene. Perito? Perita? Veramente, signore? Ha qualcosa all'occhio? Io? Sì, signore. Sì, sa com'è nelle feste con i tappi dello champagne, me l'hanno sparato proprio dentro l'occhio. Posso sapere come si chiama, signore? Io? Sì, signore. Cioè, vuole dire come mi chiamo io? Ha qualche problema a dirmi come si chiama? No, mi scusi, è che non la vedo bene. Non ha bisogno di vedere per parlare, signore. Il tappo non gli ha mica finito in bocca, no? Agente, io trovo che lei sta torturando senza alcun motivo queste povere persone. Se deve farci altre domande, deve dirci che cos'è questa storia. Sì, signore, certo. Potete dirmi a chi appartiene la BMW qui fuori? È la macchina di mio marito. E come si chiama suo marito? Non sei tenuta a rispondere, Claire. Leonard Gans. E dove si trova ora il signor Gans? Obiezione! Non sono un giudice! Questa non è una corte, non ho il mantello! Voglio solo sapere dove si trova questo signor Gans. Lei ancora non ci ha detto del perché della sua visita, noi non le diremo dov'è il signor Gans. Allora, signori, d'accordo. Verso le 8:15 di stasera si è verificato un incidente d'auto all'incrocio tra Dodicesima e Denbury. Una Porsche ha investito la fiancata di una BMW berlina a quattro porte nuova di zecca. Ora, noi sappiamo che la colpa non è della BMW perché la Porsche era un'auto rubata. Rubata alle 8:15 di stasera proprio di fronte all'autosalone. Sia l'uomo che la Porsche si sono dileguati. E sa chi apparteneva alla Porsche nuova di zecca? Come posso saperlo? Apparteneva al vice sindaco Charlie Brock, acquistata proprio oggi da sua moglie Mira. Ah! Un regalo per il 10° anniversario di matrimonio. Proprio una di quelle serate riuscite. Dunque lei è qui per indagare su un incidente stradale. Esatto. Ma signori, non ho finito. Ora, se il signor Gans è qui, vorrei parlargli. Se non è qui, il dipartimento di polizia vorrebbe sapere dove si trova. Il signor Gans? Le dispiacerebbe uscire fuori un momento, agente? Perché? Vede, agente, la signora Gans è mia cliente e vorrei consultarmi con lei prima di rispondere ad altre domande. È un mio diritto.
D'accordo, ma solo un minuto, non di più. Certo, qualcuno di noi deve fare finta di essere Lenny. Sei pazzo? Ma no, quello non sa niente degli spari. Vuole solamente interrogare Lenny sull'incidente stradale. E Lenny non può presentarsi come Lenny perché sta facendo finta di essere Charlie. Nel caso quello volesse interrogare Charlie. E Charlie non può presentarsi come Charlie perché ha un foro di palazzo all'orecchio. Ma se tanto lo capisci? Veramente non comunichiamo molto. Su, avanti, Ernie Glenn, dobbiamo di nuovo giocare a dito di davanti. So fai... Basta con questi giochetti. Lo so che è stupido, ma dobbiamo farlo. Ci serve un Lenny. Per favore, facciamola finita. Lo faranno le donne, coraggio ragazze. Il marito di quella dispari è Lenny. Mio marito è Lenny. Ma no, Lenny sta facendo Charlie, tu giochi per Glenn. Ma io non lo so fare questo gioco. È facile, si tirano fuori uno o due dita. Se due sono uguali il terzo perde, via. Uno, due, tre. Ma no, Cocca, non puoi tirare fuori cinque dita. Ma perché no? Perché non puoi. Uno o due. Uno, due, tre. Oh, ho perso io, mi dispiace che... Non ti preoccupare, io sarò Lenny. Ernie, apri. Allora, siamo pronti, signori? Mi c'è voluto tanto per capire la mia domanda? La mia domanda era ed è: dov'è il signor Leonard Gans? È proprio in questa stanza, agente. Io sono Leonard Gans. Lei? Sì. E gli c'è voluto tutto questo tempo per scoprirlo? Mai dare risposte affrettate. Facoltà di legge, Università di Harvard. Grazie. Mai fidarsi di uno che non sa se è lui o no. Accademia di Polizia. Bene, agente, dica pure. Sono a sua completa disposizione. Allora, signor Gans, lei chi è, signora? Io. Sono la moglie di Ken Gorman. Ken Gorman. Oh, avevo preso la mano, mi scusi. E dove si trova ora il signor Gorman? In bagno, a casa sua. Bene, allora signor Gans, ci parli dell'incidente, ci racconti com'è andata. L'incidente che... quando... Se... Le dispiacerebbe uscire di nuovo un minuto, agente? Io non vado da nessuna parte per nessun minuto, intesi? Mi installerò qui finché non avrò saputo quello per cui sono venuto. Dovessi far trasferire qui tutta la famiglia. 10:47 Welsh, passo. Ok, ricevuto. Allora, signori, la Porsche 88 decappottabile è stata localizzata all'angolo tra la Quinta e il mercato a Terrytown. Un individuo sospetto è stato arrestato. La serata è finita, il caso è chiuso. Buonanotte, signori. Buonanotte. E scusate ancora per il disturbo. No. Nessun disturbo, agente. Lo dico sempre io che la nostra polizia è la migliore che ci sia. Buonanotte. Sono sicuro di averla vista da qualche parte. Come ha detto che si chiama? Glenn Cooper. È mai stato in TV? Per la verità sì, sono un candidato per il Senato. Ma sì, certo, l'ho vista fare un'intervista su PBS. Scusi, ma perché era così restio a darmi il suo nome? Beh, sa com'è quando si è in politica, uno non vuole essere mischiato in certe cose. Sì, certo, ma lei non c'entrava niente con questa storia, no? A meno che non abbia assistito all'incidente, sbaglio? No, mia moglie e io siamo arrivati in ritardo, non abbiamo neppure sentito gli spari. Quali spari? Ho chiesto quali spari. Ben. Avranno pure sparato, no? Mentre seguivano l'auto rubata. Ben. È successo a 12 miglia da qui, a Terrytown. Ha forse un udito Apache, signor Cooper? 10:47 Welsh, passo. Ok, ricevuto. Allora, signori, i vicini hanno riferito che verso le 9 sono stati uditi due colpi di arma da fuoco all'indirizzo del 1257 Fishkill Road, Sneddon Landing. Che indirizzo è questo, signori? 1257 Fishkill Road, Sneddon Landing! Ok, l'indirizzo è giusto. Allora, signori, qualcuno da dirmi qualcosa sugli spari? Nessuno li ha sentiti, come immaginavo. Chi è la donna seduta fuori nella BMW? Mia moglie, Cassie. Bene, vorrei fare quattro chiacchiere con la signora Cooper. Qualcuno può andare a chiamarla? Io! Ha risposto prima la signora, prego, grazie, signora. Grazie. Oh, sembra proprio che abbiate avuto una cena niente male. Vorrei parlare anche con la cuoca. Ma il Ciulì non è qui. Ma il Ciulì è in Giappone. Ah sì? E chi ha cucinato? Babbo Natale? No, io. Lei come si chiama, signora? Cocca. Intendo il suo vero nome. È il mio vero nome. Le mie sorelle si chiamano Cucchi e Chicca. Lo giuro davanti a Dio. Non sei sotto giuramento, Cocca. Quella macchia sulla sua camicia è forse sangue? Quella macchia... Sì. Vedi, agente... Devo essermi infilzato con la forchetta mentre mangiavo. E quella macchia sulla sua camicia, signor Cooper, è sangue? Sì,
Devo aver toccato Len mentre ballavamo. Ken, Len, Gwen. Che strano. È pura coincidenza, agente. Lo credo. Io mi chiamo Ben. Si sente, se ti sente. E per culo volete qualcosa? Non intendo sporgere denuncia, penserà tutto il mio avvocato. È stato solo un piccolo incidente. Le sei impigliata la scarpa nel tergicristallo. Ah sì? E come se l'è fatto? Quell'ematoma al naso. Eh? Prima. Mia moglie stava cercando di rimettere a posto il telefono in macchina, al buio, e il mio naso si trovava proprio sulla traiettoria del telefono. Siete davvero degli umoristi. È ferita anche lei, signora? Ma no, io ho solo un dolore cronico alla schiena. Stare in piedi o camminare per me è molto, molto doloroso. Posso stare solo seduta. E neanche lei ha sentito gli spari, eh? Ma no, io stavo ballando. Quando ballo non mi fa male. E dire che stavo per andarmene. Signora Gorman. Io? E sarei io? E certo. E signora Gorman, giusto. Che cosa fa lei, signora? Io? Niente. Io ho servito da bere per tutto il tempo. Volevo dire qual è la sua occupazione. Ecco, io sono casalinga, più o meno. Sì, sono anche avvocato. E basta. No, sono anche presidente dell'associazione dei genitori. Mi scusi, sono anche tanto nervosa. Non solo lei, signora. Ed ora vi dirò una cosa che esula dai miei doveri ufficiali. Non credo ad una sola parola di quello che ha sentito dire in questa stanza. E sono certo che ci sono stati degli spari qui stasera. E credo anche che qualcuno o tutti voi stiate cercando di nascondere qualcosa. Un uomo ha un ematoma al naso, un altro si infilza con una forchetta. Il padrone di casa porta a spasso il cane e poi prende dei sonniferi. La padrona di casa porta il padre in ospedale in California con un femore rotto. Nessuno sente due spari perché tutti ballano, compresa una donna che ha cucinato tutta la sera ma che non può né stare in piedi né camminare. Ma dovete fare i conti con me! Sono un poliziotto vero, io, non sono Bracco Baldo. Ed ora esigo delle risposte vere, intelligenti, credibili e che non mi facciano ridere. Prima però voglio parlare con il signor Charlie Brock e sapere esattamente quello che sta succedendo in questa casa, sempre che non abbia due pallottole in corpo. Ed ora vi do 5 secondi per farlo scendere, altrimenti in due salto di sopra e lo trovo io. E non prendetemi per il naso! Sono così vicino ad una promozione che ne sento l'odore e non intendo certo giocarmela in questa ridicola occasione. Allora, signori, cominciamo a contare o devo salire le scale? Dipende da voi. Uno, due, tre, d'accordo, un minuto solo, un minuto, aspetti, d'accordo? Può aspettare? Aspetti. Harry, Ken, Dry, Glenn, Lennar, Chess, Chris, Cross, credo sia arrivato il momento di chiamare Charlie e chiedergli di venire giù, non vi pare? Assolutamente. Certamente, sì. Pronto, Charlie, sono Ernie. Ti aspettiamo, vuoi scendere? Rilassati, Charlie, è solo una reazione isterica. C'è un agente di polizia che vuole parlarti. Perché? Perché mi sono fuori un dito solo, ecco perché! Sta bene, scende subito. Bene. Ecco. Vede, agente, la verità è che noi volevamo proteggere il signor Brock perché è il nostro amico, ma... ci sono stati spari qui stasera. Io non li ho sentiti personalmente, ma sono responsabile. Quanto a quelli che li hanno sentiti e che non hanno ritenuto opportuno informarmi perché io non li avessi sentiti. Glenn, smetti ad aiutarci tanto, grazie. Ma ecco il signor Brock. Lui ci racconterà tutto quello che è successo e che nessuno di noi sa riguardo all'assenza dei camerieri, alla scomparsa di sua moglie Mira e ai due spari che io non ho sentito. Ciao Charlie! Catane Charlie! Buon anniversario Charlie! Poverino, è tutto ammaccato! Sembra la mia BMW! No, però sono somiglia! Tenetelo forte, tanto ci però non ho una brutta sera. Buonasera signor Brock, sono l'agente Welch. Quante ne vedi Charlie? Vuoi la rivincita? Lasciamolo! Lasciami! Allora, signor Brock, vuole raccontarci quello che è accaduto questa sera in questa casa per filo e per segno? Ecco. Ecco quello che è accaduto per filo e per segno. Come dire,
Come dire? Come dire? Qualcuno vuole del caffè? Sì, non adesso, signori! Consumerete più tardi. Cominci pure, signor Brock. Alle 6 esatte sono tornato a casa. Mia moglie Mira è in camera sua e si sta preparando per la festa. Prendo una bottiglia di champagne dal frigorifero e salgo di sopra. Maciulì, la cuoca, è in cucina con la sorella e il figlio. E sta aspettando che Mira dia l'ordine di cominciare a preparare la cena. Ho cucinato io! Silenzio! Nel salire le scale mi dico... È il 10° anniversario del mio matrimonio e non riesco a credere che amo ancora tanto mia moglie. E fin qui. Mira! Si sta mettendo il profumo che le ho regalato per Natale. Le regalo sempre quello. Mi fa impazzire. Busso alla porta. Toc, toc, toc. Lei? Apre! Le porgo lo champagne. Faccio un brindisi. Alla donna migliore che un uomo abbia mai avuto per 10 anni. E lei? All'uomo migliore che una donna abbia mai avuto per 10 anni. E... Beviamo. Ci baciamo. Vediamo di nuovo alla pelle più delicata del corpo più delizioso che non è mai invecchiato per 10 meravigliosi anni. Beviamo, ci baciamo, brindiamo, beviamo, ci baciamo, brindiamo, beviamo, ci baciamo, brindiamo. Scusate, mi sono lasciato trasportare. Alle 7 la bottiglia è vuota. Mia moglie è crollata, io sono completamente perdito e in quel momento sento il profumo al quale non so resistere. Il profumo! E per il momento la posseggo con l'ardore e la passione della prima notte di nozze. Le racconto tutto questo non senza imbarazzo, ma con orgoglio e gioia. Per un amore che diventa sempre più grande, sempre più duraturo, man mano che i giorni passano. Ma... oramai si sono fatte le 8. E noi siamo lì, nudi, abbracciati, appagati della nostra felicità. Beviamo, ci baciamo, brindiamo, beviamo. Andiamo! Bussano alla porta! Toc, 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 toc. E avanti! E uno strano giovane ci guarda dalla soglia. Mira, completamente nuda, si copre con un asciugamano. Io corro a prendere la pistola nel cassetto, pronto a difendere la vita di mia moglie. Lo strano giovane grida. Ma moglie oggi da Okeich, mamma! Ma io non capisco il cinese e non ho mai visto prima il figlio di Maciulì e non so che sta chiedendo se la madre può cominciare a preparare la cena. E allora punto la pistola contro di lui. Mira grida. Oh, si aggrappa al mio braccio, la pistola cade e parte un colpo che mi colpisce al lobo dell'orecchio. Lo strano giovane, si precipita in cucina gridando mamma samuota uo, mamma samuota uo. Che significa mamma c'è uno che spara, mamma c'è uno che spara. Maciulì, la sorella e il figlio. Toyota! Si danno la fuga sulla loro Toyota! Io mi affaccio alla finestra, ma ormai è buio, brom brom, e sentendo il rumore del motore penso che qualcuno stia rubando la mia Mercedes e così sparo all'impazzata contro di loro! Bang, 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 bang! Mira, terrorizzata dalla sparatoria, corre a rifugiarsi in cantina. Aiuto, aiuto! Ma non trova la luce! Scivola per le scale, precipita nel buio. Potutum, potutum, potutum. Va. Ah, io
Dio! Poggiato il revolver fumante! Mira, dove sei? Mira, dove sei? Scendo a cercarla. Noto la porta della cantina aperta e temendo che dentro ci siano nascosti altri cinesi, trac, 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 la chiudo a chiave, non sapendo che Mira è ancora là. Poi corro a prendere un'aspirina, perché il lobo dell'orecchio mi vuole! Continuo a perdere sangue, sono quasi accecato e per errore prendo 4 Valium. Temendo di svenire comincio a scrivere una lettera di spiegazioni, ma mi assale il timore che qualcuno possa pensare a un biglietto suicida. Il mio amico Glenn Cooper sta arrivando e sarebbe un disastro per la sua campagna elettorale rimanere coinvolto in un suicidio. E così strappo il biglietto e lo butto nel gabinetto mentre arrivano gli altri che gridano: cosa è successo? Cosa è successo? Ma prima di riuscire a dare spiegazioni crollo svenuto. E questo è tutto, per filo e per segno, quanto è vero che mi chiamo Charlie Brock. Ci credo! Bevo tutta la storia. E sa perché la bevo? La bevo perché mi è piaciuta. Non ci ho creduto, ma mi è piaciuta. Anche io amo mia moglie e per questo stasera voglio tornare a casa presto. Buonanotte, amici! Buonanotte. Ah, come ha detto che si chiama? Lenny. No, Lenny! Charlie! No! Il profumo. Ah! Eau de bougie! Eau de bougie! Buonanotte, signor Brock, sicuri con l'orecchio. E lei, signora, sicuri col braccio. E lei, buona convalescenza a tutti. Ma dove hai pescato una storia simile? L'ho inventata. È chiaro che l'hai inventata, ma quando? Man mano che arrivava parola dopo parola. Pronto, Charlie? Sì. Siamo tutti qui, sei pronto per ricevere visite, è magnifico, vogliamo dare voglia di sapere com'è andata. Veniamo subito, eh? Ora Charlie ci dirà qual è la vera storia. Ah. Speriamo che la vera storia di Charlie sia più breve di quella che ti ha raccontato Lenny. Io ho visto la segnettina della macchina, con chi stavi parlando al telefono? Con Carol Newman, ha scoperto chi è che ha messo in giro tutte quelle chiacchiere su di noi. Chi è? Harold Green. Aiuto! Aiuto, sono Mira, sono qui! Aiuto! Sono Mira, aiuto! Aiuto! Soy capitán, soy capitán.